Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar a oggetto le nuove sfide dell'organo di controllo. Innanzitutto grazie a tutti voi per esservi collegati e questo incontro è appunto organizzato dalla Commissione dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dedicata appunto al collegio sindacale. Prima di lasciare la parola al vicepresidente dell'Unione Nazionale Sonia Mazzucco e al presidente della Fondazione Centro Studi Francesco Puccio, ci tenevo a ringraziarli per dare la possibilità appunto che si creino dei momenti di approfondimento e di coinvolgimento di giovani colleghi in queste tematiche che sono molto rilevanti. Per quanto riguarda la nostra categoria e soprattutto per quello che concerne il collegio sindacale, sicuramente un argomento molto rilevante perché è di sempre maggiore centralità nel contesto economico in cui ci troviamo ad operare. Quindi, innanzitutto, grazie per l'opportunità e soprattutto anche grazie per il supporto che ci fornite in organizzare appunto eventi di questo tipo. Non voglio togliere tempo poi ai relatori dopo, insomma, per la parte di relazioni e quindi lascio la parola alla vicepresidente Sonia Mazzucco, ringraziandola appunto per la partecipazione, vicepresidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E quindi Sonia, grazie mille per essere qui con noi oggi. Buon pomeriggio a te Michela, buon pomeriggio a tutti. Mi scuso innanzitutto per la voce, ma a causa di un'influenza purtroppo oggi ho il timbro particolarmente basso, quindi mi perdonerete per questo. Io porto i saluti, naturalmente i ringraziamenti della Giunta Nazionale, del nostro presidente Matteo Delise e del vicepresidente Alessandro Bonandini, che in particolar modo hanno creduto nell'iniziativa e nell'organizzazione di questo evento, di questo convegno, e in particolar modo per i lavori che, diciamo, per i quali non si sono mai risparmiati da parte della Commissione Collegio Sindacale, di cui Michela Boidi è la Presidente, che ringrazio particolarmente, insomma, si sono adoperati fino ad oggi per realizzare questa iniziativa. Un'iniziativa naturalmente di un taglio decisamente molto attuale, come ricordavi tu, Michela, perché il tema del collegio sindacale, il tema dei controlli tutti, mai come ora probabilmente vivono un momento di particolare delicatezza. Questo perché sappiamo bene che la riforma della crisi di impresa e quindi il nuovo codice della crisi di impresa dell'insolvenza, oramai è entrato a pieno regime dal 15 luglio, di fatto ha messo ancora di più, come dire, un faro, un'attenzione sulle verifiche in capo al collegio sindacale, anche in relazione ai nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili che sono stati introdotti appunto nella nuova riformulazione del codice civile a seguito della riforma della crisi d'impresa. Quindi è un argomento decisamente attuale, quindi avrò piacere di ascoltare gli illustrissimi relatori che mi seguiranno, diciamo, al termine del mio intervento di saluti, che davvero ringrazio, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie mille Sonia, e davvero grazie all'Unione e alla Fondazione per il percorso che portano avanti a favore della categoria. Questo webinar di oggi si inserisce in un contesto un po' più ampio, anche in cui viene trattato il tema dei controlli societari, proprio perché precede di una decina di giorni il forum che si terrà a Bologna a tema appunto organo di controllo. Quindi proprio per questo abbiamo ritenuto importante iniziare anche oggi a trattare questo tema e a capire quali sono le nuove sfide che si trova chi è inserito in incarichi appunto dell'organo di controllo si troverà ad affrontare. Prima di passare la parola a Fabio Sansalvadore, che è il delegato della Fondazione Centro Studi per la Commissione Collegio Sindacale. Colgo l'occasione anche per salutare i delegati di giunta, Camilla Zanichelli e Federico Strada, che purtroppo per problemi personali non sono riusciti a partecipare all'incontro di oggi, ma so che ci stanno seguendo e quindi a loro vanno i miei saluti e i miei ringraziamenti per il supporto, che danno alla Commissione. Durante il corso del webinar di oggi verranno trattate quelle che sono, nelle varie relazioni, come dicevo appunto, le nuove sfide dell'organo di controllo. Vedremo come si deve modificare l'attività di vigilanza dei sindaci per aderire a quelli che sono i nuovi compiti che ci sono stati
attribuiti con il codice della crisi di impresa, vedremo come in realtà si tratta semplicemente di ulteriori declinazioni a quella che è già l'attività di vigilanza. E soprattutto vedremo anche quali sono i comportamenti che l'organo di controllo deve adottare in caso di cessazione dell'incarico. Prima di passare appunto la parola a Fabio per la sua introduzione, volevo dire due parole di contesto, perché noi dottori commercialisti, quando a maggior ragione assumiamo anche incarichi come membri di organo di controllo, ci troviamo ovviamente a capire qual è l'importanza che noi abbiamo nel contesto imprenditoriale come presidio di legalità, effettuando un'attività di vigilanza attiva e costante. Partecipiamo alle riunioni di organi sociali, monitoriamo l'adozione di assetti adeguati e così via. Quindi sicuramente noi sappiamo qual è il ruolo centrale che ricopriamo all'interno del contesto economico attuale. Questa centralità però è stata un po' persa di vista dal legislatore negli ultimi anni, qualcuno anche più degli ultimi anni, perché già a partire dalla riforma del diritto societario si è cercato di mettere l'organo di controllo un po' più al margine del contesto economico. Già con la riforma appunto del diritto societario, con l'inserimento del 2477, troviamo quella formulazione che tuttora oggi genera non pochi dubbi, cioè l'obbligo di nomina all'epoca dell'organo di controllo o del revisore, quindi questa O che permette di, insomma, avere una nomina alternativa di uno dell'altro organo, che però hanno funzioni notevolmente diverse tra loro. Ulteriore, diciamo, decentralizzazione portata avanti con la legge di stabilità del 2012, in cui il governo Berlusconi, con le pressioni di Confindustria, ha relegato l'organo di controllo ha un centro di costo, quindi semplicemente a dover capire come ridurre il costo dei controlli societari senza invece vederne il vero lato rilevante, quindi la loro efficacia all'interno del contesto societario. E quindi si è passati da un organo di controllo alla possibilità nell'SRL di nominare un sindaco unico. Certo è che questa valutazione, questa individuazione della nomina del sindaco unico porta con sé un presupposto ideologico errato, cioè che l'SRL sia una piccola impresa familiare i cui controlli possono essere attribuiti a un'unica persona, perché questa da sola è sufficiente per controllare l'operato. Lo sappiamo bene, nell'attuale contesto economico ci troviamo di fronte a SRL di dimensioni mastodontiche, in cui non si può affidare il controllo societario a esclusivamente una persona. Lasciamo perdere se a questa persona, questo sindaco unico, si decide di attribuire anche la revisione legale dei conti. Quindi troviamo un unico soggetto caricato di tutti gli oneri, di tutte le responsabilità in tema di controlli societari. Quindi sicuramente questo è ad oggi uno dei problemi della nostra normativa sui controlli societari, che porta di conseguenza a cascata a una serie di altre problematiche. Come diceva Sonia prima di me, l'organo di controllo trova di fronte a sé una nuova sfida con il codice della crisi di impresa. Peccato che questa di nuovo rappresenta un'ulteriore decentralizzazione dell'organo di controllo dal contesto economico. Perché? Perché in tutti gli obblighi normativi previsti dal decreto 14 del 2019, l'ultimo a entrare in vigore è proprio quello che riguarda la modifica dei parametri di nomina del 2477. Quindi, diciamo, di nuovo non viene rilevato come veramente centrale, come veramente importante l'attività di vigilanza fatta dall'organo di controllo, ma semplicemente come un obbligo normativo che può essere anche l'ultimo a essere messo in piedi e non come un vero e proprio supporto all'attività degli amministratori. Ed è qui la sfida che sta a noi, categoria, a noi commercialisti, tornare a essere percepiti come ruolo di supporto centrale dell'amministratore, come supporto alla governance d'impresa. E quindi quello su cui dobbiamo insistere è proprio acquisire centralità e non solo acquisire responsabilità, come è stato negli ultimi anni. Quindi andare a dimostrare, andare a spiegare di nuovo, per l'ennesima volta mi viene da dire,
che l'attività di revisore e di sindaco sono due attività molto diverse, quindi non possono essere confuse dal punto di vista delle aree di competenza, così come non lo devono essere dall'area di responsabilità, perché attengono veramente a funzioni di controllo molto diverse e che quindi lo scopo del collegio sindacale, dell'organo di controllo, è quello di essere veramente un supporto in itinere a quella che è l'attività di impresa. Spero di non aver rubato troppi minuti all'intervento di Fabio, a cui sono molto felice di poter passare la parola. Grazie mille. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per l'invito Michela. Io vi porto il mio saluto personale e quello della Fondazione Centro Studi che qui ho il piacere e l'onore di rappresentare. Oggi ci troviamo a partecipare a questo webinar sostanzialmente perché andiamo a riflettere su quelle che sono le conseguenze di disposizioni di legge che ancora una volta determinano per noi professionisti, in particolar modo per chi riveste il ruolo di componente del collegio sindacale, di sindaco unico, un ampliamento delle attività. E a fronte di questo ampliamento di attività c'è sicuramente, Michela l'ha evidenziato poco fa, anche una serie di incertezze su alcuni punti. Dal programma della giornata vedrete che si parlerà nuovamente di adeguatezza del sistema organizzativo contabile con specifico riferimento al monitoraggio della pianificazione finanziaria. Si tratterà di nuovamente capire e comprendere quando emergerà la crisi sulle valutazioni che dobbiamo compiere relativamente a eventuali possibilità di risanare situazioni aziendali, piuttosto che si parlerà di checklist da utilizzare nell'ipotesi della composizione negoziata della crisi. È ben vero che la riforma attribuisce all'organo amministrativo maggiori oneri e responsabilità, ma in maniera parallela attribuisce anche maggiori responsabilità al collegio sindacale. Ecco così le parole d'ordine di quest'oggi: responsabilità maggiore, ma anche, ricordiamo, rischi maggiori. Il webinar di oggi vuole, come dire, un po' farci riflettere su nuovi impegni, ma allo stesso tempo anche tranquillizzarci perché anche aspetti legati a come realizzare la pianificazione finanziaria devono essere valutati con attenzione, soprattutto con riferimento ai contesti di minore dimensione. Poi la collega Irene Lopolito tratterà questo aspetto. Mi è piaciuto anche molto vedere nel materiale che poi vi verrà proiettato dove si parla di dovere proattivo, cioè sostanzialmente ci viene chiesto nuovamente di anticipare, di essere delle sentinelle, dei baluardi, come diceva prima Michela, a presidio della legalità, quindi ci vengono attribuiti maggiori compiti. E noi qui oggi, se mi permettete, dobbiamo ascoltare, ma deve essere anche un modo per fare massa critica e farci ascoltare. Ascoltare per capire le problematiche, i rischi, formarci, acquisire gli strumenti per affrontare nuovi problemi, ma dall'altra parte deve essere un modo anche per farci ascoltare dalla politica e dalle istituzioni, cioè dobbiamo far capire che grazie alle nostre conoscenze tecniche, alla nostra formazione, al nostro studio, abbiamo capito che ci possono essere degli elementi critici, soprattutto in termini di responsabilità sulle quali il legislatore non può mettere la testa sotto la sabbia, deve sicuramente intervenire. E questo ci deve far capire come i problemi aperti sono ancora molti. Ricordiamoci, e chi mi conosce sa che non sono uno venale, ma c'è comunque sempre aperto il problema legato ai compensi. Cioè, a noi oggi chiedono di avere maggiori responsabilità, assumerci maggiori rischi e i compensi. Cioè, ricordiamo che anche per il professionista, in qualche modo, dobbiamo pensare ad una relazione
rischi, rendimento. Tenete conto che oggi le compagnie assicurative che assicurano la nostra professionalità ritengono che tutte le attività di controllo siano attività ad alto rischio. E quindi l'aspetto legato anche alla revisione dei compensi o al porre un tetto verso il basso, che purtroppo non c'è, i compensi, una cosa molto molto importante. È bello che il nostro webinar parla di nuove sfide, e mi permetto di dire in maniera un po' polemica, parlando a titolo personale con il legislatore, sì, nuove sfide oppure nuovi oneri, nuovi impegni, nuovi rischi, nuove responsabilità. C'è l'assicurazione obbligatoria, ma per noi oggi è fondamentale conoscere i rischi e proteggerci. C'è una piccola indagine, una piccola statistica fatta da una compagnia assicurativa che si occupa prevalentemente di assicurare i rischi professionali, la quale dice che il 35% dei sinistri è legata ad attività collegiali di sindaco, CDA ed amministratori. E questo ci deve far riflettere su quanto sia importante, come dire, farci ascoltare e farci trovare preparati. Dobbiamo essere oggi sicuramente pronti alle nuove sfide, preparati professionalmente, consapevoli del nostro ruolo, remunerati adeguatamente e anche tutelati, ma non tutelati solamente dall'assicurazione, tutelati anche dalle norme di legge che devono comprendere da una parte la centralità del nostro ruolo e dall'altra evitare di imputare al sindaco unico, al collegio sindacale, una serie di compiti e di responsabilità che risultano essere sproporzionate. Ecco, io credo che una giornata come quella di quest'oggi ci aiuta sicuramente a formarci, ad acquisire maggiori conoscenze e anche qualche malizia per affrontare determinate situazioni, ma dall'altra parte ci deve aiutare a creare consapevolezza sul nostro ruolo quando da dottori commercialisti indossiamo la maglietta del sindaco. E ecco perché una giornata come quella di quest'oggi è estremamente interessante, ecco perché il prossimo forum dei professionisti che si terrà a metà mese a Bologna è proprio intitolato a SRL, sindaco a responsabilità limitata, perché uno degli aspetti importanti è proprio legato alle responsabilità che ci vengono attribuite con la riforma sulla crisi di impresa con riferimento all'assunzione della posizione di sindaco. Io con questo chiudo qui, ringrazio Michela per la disponibilità e auguro a tutti buon lavoro nella speranza di vedervi a Bologna a metà mese. Grazie Michela, a te la parola. Grazie mille Fabio, assolutamente, come sai, d'accordo con quello che hai detto, abbiamo avuto modo di parlarne anche in altre occasioni. Questi sono sicuramente i temi che in questo momento preoccupano di più anche chi vuole assumere incarichi in collegi sindacali, quindi soprattutto anche parlando di giovani colleghi che si trovano appunto a scegliere se vale la pena dirlo, il gioco vale la candela, e quindi si trova a fare queste decisioni assumendo un incarico. Io sono, come avete potuto vedere, da sempre un amante dei controlli societari dal punto di vista normativo, quindi forse domanda nelle dovute sedi con i dovuti controlli preventivi, diciamo, viene da rispondere ne vale la pena, perché è un mestiere interessantissimo, però sicuramente con tantissime sfide. Proprio per questo non voglio rubare spazio ai relatori che hanno preparato gli interventi di oggi, dando avvio appunto alle relazioni. La prima collega ad intervenire è Irena Lupolito, anche lei membro della commissione di studio del collegio sindacale, che ringrazio per il lavoro che ha fatto. Con la sua relazione Irene ci illustrerà quali sono
dal punto di vista pratico, gli adempimenti che ci troviamo ad affrontare ora che il codice della crisi d'impresa ha per la prima volta normativamente previsto il tema della pianificazione finanziaria. Il tema della pianificazione finanziaria c'era, diciamo, implicito in quella che era la normativa fino ad oggi legata agli adeguati assetti. Il codice della crisi entra chiaramente sul tavolo della discussione il tema della pianificazione finanziaria da parte degli organi amministrativi e quindi di conseguenza quali sono i controlli che noi come collegio sindacale o sindaco unico dovremmo mettere in atto. Irene, grazie mille, a te la parola. Bene, grazie Michela, grazie a tutti voi che oggi siete qui collegati con noi per i lavori della nostra commissione. E, quindi sì, possiamo partire con le slide e proiettare il mio materiale e iniziare il mio intervento. E, bene, il tema di oggi è appunto riferito all'adeguatezza della pianificazione finanziaria. È un tema sicuramente molto discusso in questo momento, perché appunto l'introduzione del codice della crisi ci dà una linea di obbligatorietà di pianificazione finanziaria riferita a tutte le imprese, e quindi questa ottica di forward looking che il codice della crisi d'impresa va ad istituire con la sua introduzione del luglio 2022 ci crea questa ottica di pianificazione economica finanziaria che dobbiamo mettere in atto appunto attraverso l'implementazione di nuovi assetti organizzativo, amministrativo, contabile. Lo vedrete poi bene con la mia collega che vi spiegherà bene la norma, però brevemente, ovviamente il codice della crisi, come abbiamo già definito più volte, va appunto a modificare il 2086, quindi è dovere di tutte le imprese appunto istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile che sia adeguato alla propria natura, anche in funzione della rilevazione tempestiva. Quindi sicuramente il termine anche ci fa proprio capire che tutte le imprese, sia le imprese societarie disciplinate dal codice civile, poi l'imprenditore individuale con gli articoli del codice della crisi dell'impresa, sono colpiti da questa norma, e quindi di conseguenza è un modus operandi che noi dobbiamo adottare prima di tutto per le aziende in salute. Quindi sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in atto proprio anche come collegio, soprattutto come collegio sindacale, ma anche come colleghi che si occupano di consulenza, per riuscire a fare in modo che le nostre imprese riescano ad avere una strutturata cultura aziendale rispetto a quella che purtroppo è presente, e lo vediamo con i nostri occhi. Quindi andando all'articolo 1 e all'articolo 2, ovviamente, del codice della crisi, questo ci stabilisce che l'imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. La piccola differenza è che appunto si parla di misure idonee per l'imprenditore individuale, non di assetto, perché ovviamente creare un assetto articolato nell'ambito di un imprenditore individuale è abbastanza ambiziosa come cosa, però diciamo che con la parola misura il legislatore vuole assolutamente ridimensionare l'istituzione di questi adeguati assetti. Andiamo nel vivo della parte che ci riguarda, ovvero quella relativa alla pianificazione finanziaria. Ci vengono in aiuto l'articolo 3, al comma 3, e il comma 4 sempre dell'articolo 3. Il comma 3 ci definisce appunto come devono essere questi adeguati assetti, che cosa devono misurare, e devono in modo particolare rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico, finanziario, e al punto B verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi. Andremo quindi a vedere appunto che tipo di strumenti io posso utilizzare per appunto riuscire a misurare e rilevare gli squilibri e verificare la sostenibilità dei debiti. Quindi al comma 4 invece la norma ci definisce una serie di test e le aree che noi dobbiamo andare a verificare nel momento in cui andiamo a fare pianificazione, ovvero la presenza di retribuzioni scadute, la presenza di debiti verso fornitori scaduti e l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e anche nei confronti di esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici, IMS, Agenzia delle Entrate, Agenzia e Riscossione. Quindi andiamo nel vivo. Al punto A, quindi
Quindi, se devo rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico, finanziario, cosa devo fare? Allora, innanzitutto non possiamo parlare di pianificazione finanziaria se non abbiamo un impianto di contabilità regolare e aggiornata. Quindi, prima di tutto è necessario che ci sia una produzione periodica di situazioni patrimoniali e finanziarie. Quindi, innanzitutto l'impianto della tenuta di contabilità deve esistere e deve essere attendibile. E dopodiché è necessario che verificare che ci sia la produzione di documenti che possono essere appunto situazioni economiche, bilanci intermedi, e iniziare a con tempestività ad avere questi dati e iniziare ad analizzarli. E quindi possiamo anche identificare una serie di indicatori, i classici indici di bilancio. Possiamo crearci un cruscotto fatto di 6 o 7 indicatori o meno, a seconda dell'impresa che noi andiamo a verificare, e appunto tramite l'applicazione di questi indici, sia i dati consuntivi, che comunque è concesso e appunto lo dobbiamo considerare anche una situazione opportuna a partire prima dal dato consuntivo, per poi appunto portare l'impresa anche al dato prospettico. E quindi appunto crearsi un cruscotto nel quale, indicando questi indici, anche magari con degli alert colorati, noi riusciamo a fare un'analisi dei dati. Un altro strumento da utilizzare può essere il rating e poi l'utilizzo di indicatori di continuità aziendale che ci vengono dall'ISA 570, anche se è un principio di revisione, lo possiamo comunque utilizzare e prendere spunto per appunto svolgere le nostre verifiche sugli adeguati assetti e sulla parte di pianificazione finanziaria. Quindi, per individuare gli eventuali squilibri economico, patrimoniale e finanziari, dobbiamo innanzitutto acquisire i dati. Quindi ribadisco il fatto di verificare che l'impresa abbia una tenuta regolare della contabilità, verificare l'attendibilità dei dati, perché se non ha il dato attendibile, ovviamente tutto quello che noi produciamo di analisi e stima ovviamente perde credibilità e quindi non serve molto a nulla. Dopodiché possiamo iniziare a riclassificare i bilanci, quindi utilizzare anche le riclassifiche in fase intermedia della vita dell'impresa, quindi anche trimestralmente, e poi vedremo, la norma ci inviterebbe anche mensilmente, e quindi dalla riclassificazione del bilancio noi riusciamo ad avere dei dati di analisi molto utili, e quindi per fare le nostre verifiche. Poi ovviamente il giudizio sui risultati, non possiamo assolutamente non giudicare i dati che abbiamo rilevato. Quindi è necessario, è importante creare un processo. Questo processo deve essere innanzitutto trasmesso alla questa cultura all'imprenditore, e in qualità di collegio sindacale noi dobbiamo cercare di assolutamente verificare che questo processo venga messo in atto. Quindi un'idea di processo potrebbe essere anche prendere spunto dalla lista di controllo particolareggiata che vedremo dopo con i nostri colleghi, e quindi formulare un questionario dal quale traiamo alcune domande proprio da porre ai nostri clienti, all'imprenditore, per valutare appunto l'adeguatezza dei loro assetti. Quindi questo può essere un primo approccio per capire a che punto sono su questo argomento loro, cioè come si interfacciano con la norma degli adeguati assetti. Poi nuovamente produrre situazioni che devono essere tempestive, quindi la tempestività è importantissima, anche il concetto di early warning è poi quello che è capo di tutta la normativa del codice della crisi d'impresa, quindi altrettanto tempestive devono essere le situazioni. Quindi è necessario predisporre dei bilanci o comunque delle situazioni economiche e finanziarie che siano dei bilancini che siano tempestivi, non posso aspettare molto tempo. E qui si pone un tema che poi sarà da affrontare, sul fatto che una gran parte del tessuto di piccole e medie imprese ha anche la contabilità esternalizzata dai nostri centri di elaborazione dati, quindi anche lì sarà poi importante fare in modo che il dato sia comunque tempestivo e sia importante avere subito contezza della situazione per poter fare le analisi, per capire se l'azienda è in bonis e poi per capire appunto se ci sono segnali di crisi. Le valutazioni, le situazioni devono essere sicuramente in continuità di criteri di valutazione in riferimento agli UC e appunto ai principi contabili. Dopodiché appunto identifichiamo nuovamente un cruscotto di indicatori da applicare e non sottovalutiamo gli esiti negativi.
innanzitutto, di conseguenza è anche importantissimo monitorare il patrimonio netto, attenzione al patrimonio netto negativo che causa di scioglimento 2484, quindi quello è un segnale forte che dobbiamo monitorare. E poi monitorare la posizione finanziaria netta di continuo, quindi attività finanziaria meno passività finanziarie è il nostro mantra che dovrà entrare nella nostra routine quando andiamo a verificare un'azienda che appunto è di medie dimensioni. Il rating ve l'ho inserito come uno strumento che noi possiamo utilizzare per riuscire a misurare se l'assetto è adeguato. Il rating è uno strumento di valutazione che, come ben sapete, utilizzano banche e finanziatori. Esistono diversi software dove voi potete inserire in qualità di organo di controllo il bilancio, e questo elabora una serie di indici, e all'interno di questi software ogni indice ha un peso all'interno della valutazione del rating, quindi può essere molto importante da utilizzare per rendersi conto appunto come si è visti dal sistema bancario. Inoltre il rating permette di confrontare i valori dell'impresa con quelli del settore e anche permette una valutazione nel tempo, quindi noi possiamo anche interrogarlo più volte durante un anno per vedere appunto se ci sono delle variazioni. Ed è molto interessante anche come strumento per monitorare il rating dei nostri clienti e fornitori, perché voi, come ben sapete, il concetto della crisi, che è stato la definizione vera e propria di crisi, ci dice lo stato del debitore, non ci parla di squilibrio vero e proprio. Quindi di conseguenza noi ci possiamo trovare in una situazione dove non abbiamo squilibri economici, patrimoniali e finanziari, ma abbiamo vendite ad un solo grande cliente. Quindi nel momento in cui noi non monitoriamo anche lo stato di salute del nostro cliente, non riusciamo evidentemente ad essere tempestivi nel momento in cui il nostro cliente va in default o comunque va a segnali di crisi anch'esso, e quindi di conseguenza noi non siamo nella condizione di poter monitorare anche il suo stato. Quindi guardiamo noi stessi, ma guardiamo anche i nostri clienti e fornitori. E spunti dall'ISA 570, sì, perché ovviamente l'ISA 570 sì che è una procedura che si utilizza nella revisione legale, però il tema della continuità aziendale è strettamente legato con la segnalazione tempestiva della crisi. Nel momento in cui ho segnali di mancanza di continuità aziendale, ovviamente ho possibilità di entrare in crisi. Quindi vi ho riportato alcuni indici che vengono proprio indicati nell'ISA, e tra gli indici finanziari una cosa volevo farvi notare: bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi. Quindi questo per farci capire che, per quanto la norma, ne parleremo poi dopo, ci parla di flussi prospettici, cassa prospettica, è ovvio che il tema della continuità aziendale prende in considerazione entrambe i bilanci, quindi si possono fare analisi sui dati consuntivi e poi ovviamente sui dati prospettici, quindi mette insieme la possibilità di analizzare entrambi i bilanci. L'ISA 570 ci dà anche spunti sugli indici gestionali, perché ovviamente la perdita di un membro della direzione con responsabilità strategiche è un punto da monitorare, e perché ovviamente potrebbe creare una serie di attività per le quali la società potrebbe avere dei problemi e andare in crisi. Quindi anche l'ISA 570 è uno strumento che, a mio avviso, può essere utilizzato come checklist, come comunque base di studio per andare ad indagare e verificare gli adeguati assetti. Quindi per quanto riguarda il punto B, se devo verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi, che strumenti devo usare? Quindi anche qui gli strumenti che ci servono sono dei test fatti con degli indici prevalentemente di tipo finanziario, che mi possono definire di quanto mi posso indebitare e di quanto i miei debiti sono sostenibili. Poi il budget di tesoreria, budget economici di SCR, e poi fino ad arrivare al piano industriale. Quindi
è necessario, la norma ci mette proprio nella condizione di fare delle valutazioni prospettiche, quindi delle valutazioni di pianificazione. Da qui pianificazione finanziaria, in quanto la norma ci dice che l'azienda deve essere in grado di produrre della liquidità tale per quale riuscirà a sostenere i debiti finanziari dei prossimi 12 mesi. A livello di, ovviamente, come ben sappiamo, il budget di tesoreria è lo strumento ideale per riuscire a, appunto, fare pianificazione finanziaria, però dobbiamo ovviamente valutare la situazione in cui ci troviamo, per cui possiamo utilizzare anche strumenti minori per fare questo tipo di pianificazione. Quindi, per riuscire a fronteggiare gli impegni finanziari assunti, l'impresa deve essere in grado di produrre, appunto, come detto prima, una liquidità sufficiente, oltre a quella che è necessaria dall'attività della gestione operativa, per riuscire, appunto, a coprire capitale e interesse dei debiti finanziari. Quindi la sostenibilità dei debiti si misura in relazione a tre equilibri di impresa: sostenibilità patrimoniale, sostenibilità finanziaria e sostenibilità economica. Adesso vediamo insieme qualche indice che può essere di spunto nel vostro, da inserire nel vostro cruscotto per fare, appunto, queste valutazioni. Allora, l'indice proprio della sostenibilità patrimoniale è quello dell'indipendenza finanziaria funzionale e anche il debt fatto equity. Quindi l'indice di indipendenza finanziaria è dato da patrimonio netto fratto debiti finanziari, oppure il debt su equity è la PFN fratto il patrimonio netto. Quindi rappresentano la capacità dell'impresa di far fronte ai debiti finanziari con i mezzi propri oppure con il capitale di terzi. Quindi ovviamente è un indice iniziale per capire la solidità patrimoniale dell'impresa, quindi vuol dire se ha un patrimonio netto tale da riuscire con i mezzi propri a coprire i debiti finanziari. Si chiama funzionale in quanto è depurato dall'effetto dei debiti verso fornitori, quindi si fa soltanto il conteggio sui debiti finanziari, perché si presume che i debiti verso fornitori siano comunque sostenuti dalla gestione operativa e quindi con l'incasso dei crediti commerciali aperti. Se questo indicatore è superiore al 25-30%, ci troviamo in una situazione di equilibrio. Ecco qui che allora passiamo a un altro indice barra valore, appunto, di sostenibilità finanziaria, l'EBITDA. Ne abbiamo sentito parlare moltissimo, vabbè, lo conosciamo molto bene, però adesso ora più che mai un tema abbastanza discusso sul ruolo di questo indice nella verifica della pianificazione finanziaria. Quindi l'EBITDA, diciamo che è un valore, è un indicatore economico, però in realtà viene utilizzato per verificare la sostenibilità finanziaria dell'impresa, perché ci genera la stima della cassa che viene, appunto, prodotta dall'impresa. Quindi è un indice, infatti si chiama EBITDA cash, è un indice che, appunto, tratta dell'ammontare della liquidità potenziale. Vediamo che ci viene molto in aiuto perché ce lo dice anche, per esempio, il decreto dirigenziale che per quanto riguarda le imprese sotto soglia nella redazione di un piano, noi possiamo fare riferimento anche solo a grandezze economiche, e quindi l'EBITDA è una di quelle grandezze economiche a cui possiamo fare riferimento. Quindi possiamo riclassificare un po' più frequentemente il nostro conto economico, guardare bene la parte alta e appunto per renderci conto di come l'EBITDA si muove nei vari trimestri. E appunto, per quanto riguarda anche la stima della cassa prospettica, l'EBITDA prospettico può essere anche valutato ed essere un valore molto importante. È ovvio che però questo valore deve essere depurato degli investimenti, degli interessi passivi e delle imposte che andremo a pagare nei mesi successivi. Quindi vi invito a utilizzarlo, perché effettivamente è molto utile e ci stima proprio la quantità di cassa che viene generata dall'attività dell'impresa. Quindi è un indicatore di stima molto importante.
Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, abbiamo ancora la sostenibilità finanziaria dei debiti che è data da posizione finanziaria netta fratto EBITDA. Quindi ci dice in quanti anni la società riuscirà a distinguere ed estinguere i propri debiti. Quindi un valore superiore a 3 ci dice che la società è in equilibrio, però è ovvio che questo indice lo dobbiamo collocare a seconda della natura e della fase dell'impresa, perché se abbiamo un'impresa startup, ovviamente avremo un indebitamento basso perché si pensa che in fase di startup ci siano degli investitori e quindi ci sia del capitale di rischio sufficiente per coprire eventuali debiti. In caso di imprese in crescita avremo invece un indebitamento molto alto perché se io devo investire per crescere ovviamente devo fare ricorso a del capitale, quindi può essere che lo prelevi anche da terzi. In caso di imprese mature invece avrei con fatturato e margini abbastanza stabili, quindi un limite di investimento nella norma, avremo un valore che si aggira in equilibrio tra il 2 e il 3. Quindi anche questo è un indice che poi vedremo brevemente, ma poi approfondiranno i colleghi dopo, un indice che viene poi anche utilizzato nel test di risanamento. Infine, per percepire la sostenibilità economica dei debiti, possiamo appunto utilizzare questo indice che è EBITDA fratto oneri finanziari, che ci dice la capacità dell'impresa di far fronte appunto agli oneri finanziari con il flusso di cassa operativo. E il valore dell'indice è compreso tra 3 e 4 se la società è in equilibrio. Il decreto dirigenziale, lo vedremo dopo meglio, ci dà due spunti, il test pratico di risanamento e la checklist particolareggiata di cui vi ho parlato prima. E quindi per me questo tipo di test può essere utilizzato per un monitoraggio continuo, quindi possiamo prendere spunto ovviamente dalla tabella e provare ad applicarlo anche se non abbiamo evidenti segnali di crisi. Quindi sicuramente è una stima attendibile sull'andamento dell'impresa. Ovviamente non considerando anche gli effetti dovuti alle norme post-pandemia che tuttora impattano i nostri bilanci, però è un test che può essere utilizzato. Infatti qui vedete nella slide che viene riportato il calcolo, quindi è praticamente il rapporto dei debiti scaduti sull'EBITDA prospettico nettato degli investimenti e delle imposte, e quindi viene definito flusso annuo servizio del debito. Quindi di nuovo ritorna l'EBITDA, il MOL prospettico, come un valore che è fondamentale, o gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione finanziaria anche in situazioni di pre-crisi. Riandiamo a riprendere un altro indice che a mio avviso è interessante per la pianificazione finanziaria, che è il DSCR. Ovviamente ve lo ricordate nel pacchetto degli indici di allerta del codice della crisi, che era stato poi abolito, però è un indice che ovviamente in fase di monitoraggio prospettico è interessante, appunto, ed è dato da EBITDA fratto quota capitale più oneri finanziari. Quindi è uno strumento principale della pianificazione finanziaria e se dal calcolo abbiamo un valore superiore a 1, ci troviamo in una zona di comfort. Se abbiamo un valore uguale a 1, ci troviamo in una situazione bilanciata, ma occhio agli alert, perché ovviamente se abbiamo degli imprevisti la situazione si sbilancia immediatamente. Se abbiamo un valore inferiore a 1, la situazione è problematica, quindi possiamo prendere spunto da questo dal DSGR per poter alimentare il nostro famoso cruscotto di analisi di bilancio che ci può essere utile per appunto verificare l'adeguatezza della pianificazione finanziaria. Verifica della cassa prospettica. Bene, qui entriamo nel vivo del, come ho detto prima, budget di tesoreria, il re della pianificazione finanziaria, lo strumento più ideale. Quindi, brevemente, che cosa dobbiamo valutare ora nel momento in cui ci troviamo a fare un budget di tesoreria? Vi ho indicato delle cose molto attuali. Prezzi, materie prime, energia, ovviamente alle stelle dobbiamo tenerne conto, l'inflazione del TFR, tassi di interesse che aumentano, diminuzione dei consumi, la contrazione dei consumi è importante nelle pianificazioni, e i contratti di energia, anche qui se non avevamo fissato il prezzo, ovviamente sappiamo in che situazione ci troviamo, finanziamenti Covid, istituzioni e crisi dei clienti, nuovamente per appunto pensare a chi c'è intorno a noi. Per
Per quanto riguarda i segnali di cui punto 4, ve ne parlava bene la collega Alessandra, ovviamente dovete andare a verificare le retribuzioni, quindi vi fate dare dall'amministrazione il mastrino, che verificate che coincidi con il bilancio, e ovviamente fare un'analisi di quello che è scaduto dopo 30 giorni, così come fornitori scaduti dopo i 90 giorni e una Excel con il riferimento agli affidamenti bancari in essere e gli utilizzi. Inoltre la centrale rischi utilizzatela, i revisori e il collegio sindacale ha la possibilità di fare la richiesta direttamente alla centrale rischi per avere il file, e può anche essere fatto in abbonamento, e quindi loro mensilmente o trimestralmente a seconda della frequenza che volete vi mandano la PEC con la centrale rischi. E anche il controllo dei versamenti tributari è importante per tutta la parte riferita alla segnalazione da parte dei creditori pubblici. Su questo ve ne parlerà poi la mia collega su appunto la parte dei debiti tributari, su come si siano innalzate le soglie e su come con la nuova versione i creditori pubblici non fanno direttamente la segnalazione, ma la fanno all'organo di controllo, che appunto poi e valuta il da farsi, quindi non c'è poi più il rischio che l'Agenzia di Entrate ci segnali direttamente al PM. E, infine, piano industriale è la massima soluzione per avere una pianificazione finanziaria perfetta ed adeguata, ovvero fare un piano proprio che con un business plan e un piano industriale completo, che ci obbliga proprio a valutare in che stato si trova l'azienda o per fare proprio riflessioni di medio lungo termine, quindi andiamo sui 5-7 anni, e obbliga una valutazione dei punti di forza, sempre a guardare i propri clienti, i propri concorrenti, e a pensare quindi a una struttura aziendale ideale, quindi obbliga anche a fare una pianificazione degli investimenti. E, quindi io credo di aver concluso e di avervi dato qualche indicazione su che cosa dobbiamo andare a verificare quando appunto ci troviamo in tema di pianificazione finanziaria. È importante far entrare questi meccanismi nella cultura dell'imprenditore, quindi come organo di controllo e come consulenti dobbiamo, affinché l'assetto sia adeguato, implementarli, e pertanto dobbiamo farci i conti sin da subito, perché sono strumenti che dovremo utilizzare nella nostra professione nel futuro. Grazie. Grazie mille Irene, sei stata veramente molto chiara e hai dato un sacco di spunti utili e davvero tra l'altro molto pratici, che grazie. Era l'obiettivo che volevamo portare avanti, quindi davvero complimenti per quelli che sono appunto tutta l'attività di vigilanza della pianificazione finanziaria. Come ha detto Irene, la seconda relazione di oggi ha per oggetto l'adeguatezza degli assetti, che credo sia il concetto più trattato, più portato nei webinar, negli incontri, eccetera, diciamo più inflazionato degli ultimi 2-3 anni, però è sempre molto attuale, perché è vero che nel 2086 introdotto, il secondo comma introdotto dal codice della crisi d'impresa non ha innovato l'attuale panorama normativo, ma ha permesso di andare a specificare quello che era un obbligo a carico degli amministratori già intrinseco nella loro attività imprenditoriale, e è andato soprattutto il 2086 a individuare, come diceva anche Irene, un approccio finalistico alla normativa sugli adeguati assetti. Quindi adesso la collega Alessandra Bruno, anche lei membro della commissione collegio sindacale e commissione di studio appunto dell'Unione Nazionale, ci andrà a meglio delineare questo concetto e soprattutto come gli adeguati assetti si calano all'interno del codice della crisi d'impresa. Alessandra, a te la parola. Vedo che hai il microfono disattivato. Chiedo forse alla regia. Ecco. Chiedo scusa, stavo un po' seguendo alcune cose. Grazie mille Michela e grazie Irene, perché è stata veramente precisa nell'anticipare molte cose che verranno ora riesaminate. Se possiamo andare con le slide, iniziamo a vedere un attimino la panoramica degli adeguati assetti. Allora, con la nuova introduzione, il legislatore ha previsto modifiche, o perlomeno ha previsto
alte specifiche a quello che già era stato introdotto. Come ha detto Michele, il 2086 è stato un attimino rivisto e ha previsto a carico dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo delle revisioni dei poteri. L'organo amministrativo è stato investito dall'obbligo di istruire e verificare un adeguato assetto organizzativo e contabile societario. Questo obbligo che è un contrasto, crea un paradigma gestionale all'interno dell'azienda, in quanto è un obbligo giuridico a cui va eventualmente rapportata in caso di crisi l'eventuale responsabilità degli organi societari, organi sociali, scusate, e anche un'opportunità di garantire un corretto ed efficiente svolgimento dell'attività, ovviamente visto anche in una prospettiva di miglioramento dei risultati e delle performance aziendali. Ovviamente questo obbligo organizzativo e di assetti deve essere ideato e pensato con un fine principale, cioè la rilevazione con tempestività di eventuali momenti di crisi aziendale, col rischio della perdita di quello che è il punto cardine di tutta la vita aziendale, cioè la continuità. E questo deve essere fatto attraverso un'adozione di azioni efficienti per la corretta gestione della stessa. Come dicevamo, col decreto legislativo dell'83 del 2022 è stato specificato nell'articolo 3,1 gli obblighi dell'imprenditore individuale, mentre al comma 2 sono stati previsti gli obblighi per le imprese. Tutti e due ovviamente individuano una linea generale molto poco precisa gli obblighi di assetti organizzativi, in quanto è un obbligo specifico previsto dalla norma, ma è a contenuto aperto. Ciò significa che è soggetto a molta discrezionalità dell'organo amministrativo e preposto alla creazione degli adeguati assetti, e deve essere parametrato in relazione alle dimensioni, alla natura dell'azienda e a tutto un ambito dove va a operare la stessa. Ovviamente gli adeguati assetti devono individuare determinate funzioni, procedure, deleghe, processi decisionali e poteri. Tutto questo va, come abbiamo detto, parametrato in base agli obiettivi che l'amministratore pone in essere, ovvero preventiva individuazione della crisi, e anche le dimensioni. Per quanto riguarda gli adeguati assetti, possono essere di tipo organizzativo, amministrativo e contabile. Quelli organizzativi si caratterizzano per avere la predivisione di un organigramma che deve essere periodicamente revisionato e non fatto la prima volta e non aggiornato, perché le funzioni possono cambiare all'interno dell'azienda. Un mansionario ben preciso dove si identificano le funzioni, le procedure dei singoli dipendenti, e la struttura organizzativa deve prevedere la non concentrazione della maggior parte delle cariche a un soggetto solo, ma il frazionamento delle stesse. Questo qua, dal punto di vista organizzativo, si incrocia anche un sistema di controllo interno che serve a creare dei sistemi di gestione e monitoraggio degli eventuali rischi aziendali che si stanno andando a correre. Per quanto riguarda un punto di vista amministrativo, la collega Irene poco fa aveva parlato della previsione del budget di tesoreria, degli strumenti previsionali e strumenti di reporting e piano industriale aziendale. Ovviamente questi qua sono strumentali e strettamente correlati al punto di vista degli assetti contabili, in quanto l'assetto contabile deve prevedere un'implementazione della contabilità al fine di poter permettere una tempestiva informazione ai sindaci per i loro controlli o creare bilanci previsionali periodici ai fini della relazione sulla gestione, o eventualmente poter verificare i crediti esistenti e incagliati. Ovviamente tutte queste funzioni sono strettamente correlate tra loro e servono a creare uno scambio di informazioni costante al fine di garantire una più corretta gestione dell'impresa e rilevare tempestivamente la crisi. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, anche se di norma sono considerati
uno conseguenziale all'altro, incassare tra di loro, da un punto di vista di adeguatezza degli assetti, vanno visti come distinti tra loro, in quanto l'aspetto amministrativo si occupa della dimensione dinamico-funzionale della società stessa, quindi proprio il funzionamento. Quello contabile serve a una proiezione di programmazione programmazione futura e verifica a consuntivo delle operazioni poste in essere dagli amministratori. Poco fa la collega ci diceva che ovviamente gli adeguati assetti servono a identificare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, la verifica della sostenibilità del debito, come ha già analizzato lei, la verifica delle prospettive di continuità aziendale nei 12 mesi successivi, e questa cosa è un parametro che si avrà sempre, la prospettiva dei 12 mesi, la rilevazione di eventuali situazioni debitorie significative e fornire informazioni per il test di verifica e perseguibilità di risanamento. Allora, consideriamo che qualsiasi evento, essendo l'azienda una realtà dinamica e non statica, perché ovviamente subisce anche le influenze dell'intorno con cui ha a che fare, dobbiamo considerare che ovviamente la crisi non va intesa come una cosa sempre e solo negativa, perché ci potranno essere momenti di vita aziendali che saranno soggetti a uno scompenso. Tutti questi adeguati assetti servono a capire se questo momento di squilibrio è reversibile o irreversibile. Sta qua la differenza nell'individuare la crisi o meno. Per quanto riguarda invece le situazioni debitorie significative, cioè ho già accennato che viene in nostro aiuto il comma 4 dell'articolo 3. Qua vengono individuati alcuni parametri significativi da prendere in considerazione al momento che si fanno le verifiche. Ovviamente bisogna sempre, come abbiamo detto, analizzarle caso per caso, perché uno dei parametri principali è, per esempio, avere le retribuzioni scadute da più di 30 giorni che superino almeno il 50% delle retribuzioni complessive, ovviamente rapportato al mese, oppure debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni. Questi sono tutti indici. Poi abbiamo l'esposizione, ci parlava dell'esposizione debitore nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Questo è fondamentale, in quanto dobbiamo verificare se sono scadute da più di 60 giorni o, in caso di superamento del limite degli affidamenti, se l'ha superato almeno 60 giorni. Una cosa mi preme specificare che in caso di superamento di questi affidamenti per i 60 giorni, è stato previsto dall'articolo 25 decies l'obbligo in capo alle banche e agli intermediari finanziari di comunicare eventuali variazioni, revisioni o revoche dei fidi. Questa è una previsione che non sempre potrebbe essere intesa positiva, perché potremmo avere imprese che hanno affidamenti bancari che non utilizzano più e potrebbero decidere di restringerli, allargarli, più che altro revocarli, e la banca avrebbe l'obbligo di segnalazione all'organo di controllo qualora fosse esistente, anche se la segnalazione parte anche se l'impresa non si trova al momento in stato di crisi. Quindi le revisioni dei fidi potrebbero avere un duplice aspetto, sia in caso di crisi oppure partire una segnalazione involontaria non dovuta allo stato temporaneo della società. Per quanto riguarda invece l'esposizione nei confronti dei soggetti pubblici, è disciplinato dal 25 novies. Ovviamente fa una distinzione tra i diversi enti pubblici, INPS, INAIL, agenzie delle entrate o agente della riscossione. Per quanto riguarda l'INPS, bisognerà andare a verificare, attraverso i prospetti Excel di cui ci parlava la collega, gli eventuali versamenti che sono soggetti a un ritardo oltre 90 giorni. E qua bisogna fare un attimo una distinzione ai fini delle soglie in base alle tipologie di imprese. Se si tratta di imprese che hanno le collaboratori, sono soggetti a lavoratori subordinati e parasubordinati,
questo ritardo dovrà essere dovuto nella pari al 30% dell'anno precedente, per un ammontare massimo di 15.000 euro. Mentre per quanto riguarda le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati, questo ammonta a un massimo di 5.000 euro. Situazione ben diversa invece è per quanto riguarda l'INAIL. Bisogna essere in presenza di premi scaduti da oltre 90 giorni e per un ammontare complessivo massimo di 5.000 euro. L'Agenzia delle Entrate invece bisogna avere l'esistenza di debiti scaduti e non versati risultante dalle comunicazioni anche periodiche, non bisogna arrivare per forza alla dichiarazione IVA di fine anno, per un importo pari a 5.000 euro. E l'ADER invece ha fatto la distinzione fra imprese individuali, società di persone o altri enti e società e ha previsto dei massimali differenti in base alla tipologia. Anche in questo caso saranno sempre gli enti pubblici a mandare comunicazione all'organo di controllo qualora ravvisino il superamento di questi limiti. In ultimo, uno degli elementi fondamentali che gli adeguati assetti devono prevedere è la possibilità di prevedere o verificare la prospettività di continuità aziendale. Che ovviamente la continuità aziendale deve essere verificata tenendo in considerazione tutte quelle cause che non sono riconducibili direttamente all'insolvenza. E qua ci viene in aiuto anche l'OIC 11, per il quale è stato finalmente prevista considerata la continuità aziendale secondo i principi dell'OIC, ovvero della capacità aziendale di costruire redditi futuri, ma nell'arco temporale futuro si intende nei 12 mesi successivi. E qua ritroviamo l'arco temporale dei 12 mesi previsto in tutte le altre verifiche per gli adeguati assetti. Ovviamente nel momento in cui si verifica una di queste cause che possano mettere a rischio l'impresa, l'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 25 OCTIS, che di cui ne parlerà dopo il collega Giuffrida, hanno l'obbligo di mettere per iscritto la sussistenza di questi requisiti, fare comunicazione all'organo amministrativo, verificare se sussistono eventualmente i requisiti per poter fare l'accesso alla composizione negoziata e, qualora dovessero essere previsti i requisiti per la richiesta, devono fare domanda di accesso con la richiesta di nomina dell'esperto. Ai fini della verifica per l'accesso alla composizione negoziata è stata prevista una checklist per verificare l'adeguatezza dell'impresa se è idonea o meno a accedere alla composizione negoziata. Questi sono dei sei macro requisiti richiesti che bisognerà verificare al momento dell'inserimento della domanda online. Per quanto riguarda i requisiti di organizzazione dell'impresa, bisognerà rispondere a alcune domande su, per esempio, se l'impresa era già a disposizione delle risorse chiave per poter procedere alla conduzione dell'attività, se era in possesso delle competenze tecnico-pratiche occorrenti per lo svolgimento della stessa, il monitoraggio continuo dell'andamento aziendale, oppure se era in grado di stimare l'andamento della società stessa, dell'andamento aziendale e gestionale stesso. Per quanto riguarda invece la rilevazione delle situazioni contabili e dell'andamento corrente, qua è previsto invece la possibilità di disporre di una situazione contabile aggiornata con le rettifiche che competono agli assestamenti di chiusura, cioè avere una situazione contabile aggiornata definitiva ai sensi dell'OIC 30. Poi ci sono la possibilità di verificare eventuali posizioni debitorie complete, identificando i debiti scaduti da più tempo o quelli scaduti recentemente. È una posizione prospettica recante l'anzianità dei crediti per cercare di verificare se sono tutti i crediti recuperabili oppure si è in presenza di crediti detti incagliati.
Poi possibilità le vanno valutate le rimanenze di magazzino, cercando di fare una distinzione con la rotazione delle stesse, eventualmente estrapolando la differenza, cioè estrapolando quelle là che restano rimaste incagliate nello stesso. Per quanto riguarda invece i debiti con l'Agenzia delle Entrate, l'Agente della Riscossione e tutti gli altri enti pubblici, aveva già detto la collega che bisogna fare una riconciliazione, eventualmente è anche opportuno fare una richiesta alla Centrale Rischi. Per quanto riguarda invece le strategie che vengono messe in atto al fine dell'individuazione delle cause della crisi, l'imprenditore dovrà individuare quali sono state le cause specifiche che hanno comportato lo squilibrio patrimoniale e economico-finanziario. Poi le strategie di intervento che ha intenzione di mettere in atto, di adottare, se è ha le capacità e le competenze manageriali per poter fare tutto questo. Ovviamente fare una previsione realistica dei ricavi e dei costi necessari che saranno previsti nel futuro e gli investimenti necessari al fine di adottare le relative previsioni. In ultimo, la prospettibilità iniziale in caso di iniziative dovessero dimostrarsi inefficienti, ovvero cosa ha in mente l'imprenditore stesso per poter eventualmente ovviare a questa crisi qualora quello che aveva ipotizzato non si può più realizzare. Per quanto riguarda invece le proiezioni di flussi finanziari e risanamento del debito, sono una conseguenza dell'altra, in quanto le proiezioni dei flussi finanziari saranno ovviamente salvo deroghe previste dalla tipologia dell'impresa, perché abbiamo detto la composizione negoziata, possono accedere tutte le imprese, quali saranno le proiezioni dei flussi finanziari in relazione alla stima dei ricavi, dei costi fissi futuri, degli investimenti, eventualmente ma anche in relazione alla coerenza dei dati passati e futuri. E vanno visti la proiezione va fatta nei 5 anni, in un massimo di 5 anni futuri, perché poi diventerebbe troppo prospettica. E per quanto riguarda il risanamento, bisogna andare a vedere, se il debito è in grado di coprire i debiti se la proiezione dei flussi finanziari sarà in grado di coprire eventualmente i debiti che sono già scaduti e che saranno o che scadranno negli anni successivi all'attuazione del piano. Per quanto riguarda invece in caso di gruppi che viene trattato in maniera residuale, questo va considerato nel caso in cui la società che chiede l'accesso alla composizione negoziata sta redigendo un piano singolo o un piano che coinvolge anche le società facenti parte del gruppo. Qua bisognerà fare una distinzione fra i rapporti economici infragruppo e tutte le situazioni finanziarie e patrimoniali che si incastrano tra loro. Ovviamente bisognerà vedere anche se oltre all'impresa che ha presentato il piano ci sono altre imprese del gruppo che stanno andando a verificare se hanno avendo difficoltà economico finanziarie tali da dover fare l'accesso alla procedura. E ovviamente in ultimo bisogna prevedere cosa può succedere all'economia del gruppo qualora una delle società che non ha aderito alla composizione negoziata dovesse perdere la continuità aziendale, dovuta alla perdita della continuità aziendale all'accesso alla composizione della capogruppo o dell'altra società. Questa è la checklist prevista dalla Camera di Commercio e dall'organismo di composizione della crisi, che prevede anche, oltre a questi che sono degli obblighi in capo all'imprenditore, degli obblighi di verifica a parte dell'esperto della composizione, che dovrà verificare, oltre ai requisiti indicati, anche ulteriori ulteriore esistenza di requisiti.
Ovviamente l'adeguatezza degli assetti, come abbiamo già detto, non è univoca per tutti. Anche all'interno del gruppo societario si potranno avere assetti differenti tra diverse società. E infatti sarà tutto in capo agli amministratori dover parametrarli e reputarli adeguati ai fini dell'azienda. Fermo restando che un assetto istituito in un momento particolare di vita societario non è vero che non deve essere verificato e ricontrollato. Anche per questo c'è l'organo di controllo che periodicamente ha l'onere di verificare che gli assetti continuino ad essere adeguati per la vita, in quel momento ben preciso della vita societaria. Ora io, Michela, ti passerei la parola, perché così la passiamo a Dario per poter parlare del collegio sindacale, del controllo che deve effettuare. Raccolgo assolutamente il tuo spunto, Alessandra, ti ringrazio per la tua relazione molto chiara ed esaustiva, soprattutto su quello che non soltanto il concetto di adeguatezza degli assetti, ma la sua declinazione, anzi la loro declinazione all'interno del codice della crisi. E proprio per questo passo molto volentieri la parola al collega Dario Giuffrida, anche lui componente della commissione di studio collegio sindacale, che ci andrà ad illustrare quale diventa l'attività dell'organo di controllo alla luce proprio dell'introduzione del codice della crisi. Quindi Dario, non ti voglio rubare altro tempo, a te la parola. Grazie Michela, grazie alle colleghe che mi hanno preceduto. Se possiamo sì, iniziare a mettere le slide. Devo innanzitutto ringraziare perché davvero hanno fornito diversi strumenti utili che faranno sicuramente parte di quella che è la nostra cassetta degli attrezzi, devo dire decisamente appesantita da strumenti del tutto utili rispetto a quelli che sono veramente delle sfide che ci vengono imposte e proposte. D'altronde abbiamo visto appunto come, su cosa dovranno vigilare il collegio sindacale, i sindaci nel corso delle verifiche periodiche, quindi sostanzialmente una verifica continua, e quindi operare un monitoraggio degli assetti organizzativi, analizzare i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti, adottare opportune decisioni correttive e verificare il superamento attuale prospettico delle soglie di allarme. Lo sappiamo, l'abbiamo appena visto, grazie anche alle colleghe che appunto è un'attività continua, quella che viene richiesta all'organo di controllo, che di fatto, seppur con la presenza del nuovo codice della crisi, viene di fatto ancora una volta accentuata la classica obbligo che ha il collegio sindacale già previsto dal 2403. Quindi di fatto vediamo come, rispetto a quella che è l'attuale attività già presente dal 2403, ecco che arriva anche uno specifico dovere proattivo, quello che appunto diceva anche Fabio in apertura, che per espressa previsione normativa sarà il 25 octies che andremo a vedere insieme, è quello che è destinato a svolgere davvero un ruolo importante, soprattutto su quello che è un tema a noi purtroppo molto, molto sentito, una problematica effettivamente che prima o poi dobbiamo riuscire a inquadrare con riferimenti oggettivi, vale a dire che è quello della responsabilità. Il dovere di segnalare tempestivamente agli amministratori l'emergere di segnali che rendono probabile la crisi e quindi la necessità di adottare opportuni provvedimenti. Queste sono effettivamente le criticità, questa è effettivamente una delle maggiori problematiche che andremo a vedere insieme, vale a dire quella della responsabilità anche del collegio sindacale. Ecco l'articolo che abbiamo tanto citato, ecco quello che andiamo a presentare, il 25 octies, il comma 1, il quale prevede cosa? Che il collegio sindacale, o il comitato di controllo, il consiglio di sorveglianza, o il sindaco unico nell'SRL, segnala per iscritto all'organo amministrativo, e già con l'articolo mi fermerei perché non è una possibilità, e quindi l'organo di controllo, il collegio sindacale, può segnalare, è proprio un obbligo, è proprio in termini chiari come la norma vuole intervenire con riferimento al ruolo che vuole assegnare oggi. Ecco questo senso di proattività da parte appunto dell'organo di controllo. Segnala per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza finalizzata alla richiesta della composizione notiziaria della crisi. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova della pronta ricezione. Ecco appunto che abbiamo già accennato in precedenza come è
come diventa allora il ruolo dell'organo di controllo? C'è la fase fondamentale, che è la fase di controllo e monitoraggio dell'eventuale stato di crisi, la fase propositiva dell'accesso alla composizione negoziata, e come vedremo anche dopo, c'è una fase di collaborazione nella composizione negoziata. Perché? Perché l'esperto negoziatore chiamerà, può chiamare in causa anche il collegio sindacale, il revisore, ognuno con le proprie funzioni, nel quale proprio richiedere le informazioni. Ecco appunto che non è possibile più accettare un'attività svolta in maniera superflua o diciamo solamente a posteriori, ma ecco che di fatto proprio per gli obblighi imposti dalla legge, come sappiamo, la partecipazione all'assemblea, la partecipazione ai CDA, di fatto rappresenta uno strumento che deve essere utilizzato da parte del sindaco. Cosa abbiamo visto appunto? Abbiamo voluto un attimino richiamare, perché di fatto anche le norme di comportamento emanate dal Consiglio nazionale, che sono state aggiornate, prevede una serie di attività precise da parte del collegio sindacale, anche nella crisi d'impresa. Ricordiamo, mi piace ricordarlo, che questi strumenti, che è vero che sono utili per tutti i colleghi e quindi nelle attività di collegio sindacale, purtroppo talvolta e sicuramente vengono anche utilizzate nei casi estremi, speriamo di non arrivarci, ma nei casi estremi, anche di quella che è l'attività da parte dei curatori, che di fatto utilizzano questi strumenti anche per verificare se ci sono situazioni o condizioni per le quali si cercherà di capire se effettivamente sono stati utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione. Quindi il mio consiglio è quello: abbiamo questi verbali, certamente utilizziamoli, adattiamoli in base ai contesti che abbiamo, perché certamente potranno essere utilizzati anche per capire se le norme di comportamento sono state effettivamente utilizzate da parte di noi sindaci. Cosa prevede l'articolo 3,3? Ci torniamo per focalizzare un attimino sull'ultima parte, cioè al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire, lo abbiamo visto, di rilevare gli eventuali squilibri di natura patrimoniale, economico, finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le rispettive di continuità, ma soprattutto, ed è questo un ulteriore strumento da mettere nella cassetta degli attrezzi, cioè ricavare quelle informazioni necessarie a utilizzare una lista di controllo particolareggiata e effettuare il test pratico, così come previsto dal Ministero. Perché? Perché dobbiamo necessariamente conoscere anche quello che è la checklist, come detto, la lista di controllo e la checklist che viene chiesta anche da parte del Ministero. E quindi un consiglio potrebbe, l'organo di controllo appunto dovrà verificare se la società sia capace di ricavare le informazioni previste nei citati documenti. Perché? Perché questo significa capire anche se l'assetto è adeguato. Capire quindi se il sindaco ha vigilato sull'assetto che viene definito appunto adeguato. A tale scopo i sindaci potrebbero richiedere alla società di compilare la checklist e il test pratico per verificare il grado di conformità degli assetti organizzativi rispetto a quanto richiesto dalla norma. È un test appunto che ci dà anche il polso della situazione, capire un attimino se ci sono le condizioni, quelle che abbiamo visto prima, che ci hanno enunciato le colleghe prima. Sono state pubblicate la lista di controllo e checklist con decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, sono disponibili sulla piattaforma telematica nazionale. E qual è lo scopo del test? Fornire delle indicazioni preliminari della complessità del risanamento, per cui, come espressamente riportato nel corpo del decreto dirigenziale, non va ovviamente considerato alla stessa stregua degli indici della crisi. Quali sono le domande allora che ci faranno? Quindi per verificare un attimino la situazione e se è possibile effettuare anche questo all'accesso alla commissione negoziata. L'impresa ha le risorse chiave, quindi sia umane che tecniche, per la conduzione dell'attività, ma perché di fatto lo sappiamo, le aziende, le imprese sono fatte prima di tutto da capitale umano, le imprese sono fatte da persone, quindi già capire se c'è prosecuzione dell'attività. Dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che si intende adottare? È dotato di un sistema di monitoraggio continuo dell'andamento aziendale, almeno sotto il profilo della comparazione tra i dati dell'esercizio precedente e quelli dell'esercizio corrente? Basti pensare anche alle eventuali analisi comparative che già si possono fare trimestralmente o semestralmente con gli anni precedenti. È in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave che consentono valutazioni rapide in continuo? Ha un piano di tesoreria a 6 mesi? Nel paragrafo 2 della sezione, invece, della checklist, vengono poste una serie di domande aventi ad oggetto la rilevazione della situazione contabile dell'andamento. Quindi, se è in grado di predisporre i bilanci intermedi
ecco che parliamo anche di adeguati assetti contabili. Ecco appunto che la situazione contabile, tra l'altro secondo il principio contabile IC, devono avere tutte le artifici di competenza e delle tipiche operazioni di assestamento. Quindi sei in grado di darmi una situazione economica patrimoniale aggiornata eventualmente anche con scritture di competenza e tipiche scritture di assestamento? Le altre domande riguardano la relazione dei tipici lavori di stracontabili, no? Indispensabili ai fini della fiabilità delle informazioni di bilancio, ad esempio una situazione di debitore comprati affidabile, procedure di impairment test, i tabulati di anzianità di crediti e debiti. Sappiamo che è l'attività di vigilanza trimestrale, se ci sono particolari criticità con riferimento alla voce di credito o debiti, eventuali controlli rispetto a quelli che sono le eventuali debiti incagliati, scaduti, crediti esigibili, crediti non esigibili, appostazione di fondi, tabulati di magazzino con evidenziazione di articoli di slow moving e no moving, prospetti di riconciliazione dei debiti tributali, previdenziali e bancari, monitoraggio delle garanzie prestate, report sull'andamento corrente di ricavi. Ecco appunto che queste informazioni sono d'altronde quelle che ci vengono richieste nell'attività ordinaria, nell'attività di vigilanza ordinaria richiesta in fase di attività di vigilanza trimestrale. E poi attenzione, perché tra le domande della checklist la 2.7 è proprio quella diretta a noi, quella all'organo di controllo e al revisore, cioè viene chiesto, e lo vedremo anche nella fase successiva, se gli stessi dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile risulti inaffidabile o inadeguata per la realizzazione di un piano affidabile. Quindi veniamo sempre chiamati in causa, ecco che abbiamo sempre un ruolo attivo, proattivo, un ruolo nel quale anche il Ministero delle Finanze, appunto nella checklist, richiede la nostra presenza e il nostro controllo. E poi invece, quando parliamo di test, quindi viene richiesto anche un test, di cosa parliamo? Beh, stiamo parlando di un indice che mette a rapporto il debito da ristrutturare con i flussi del servizio del debito normalizzati. Cosa vuol dire? Eccolo qua il test pratico. Vi consiglio comunque di stampare, lo abbiamo accennato già prima, ma di vedere il calcolo di questo indice, perché ci viene richiesto l'entità del debito ristrutturale, quindi qual è il debito scaduto di cui iscritti a ruolo. Sappiamo bene oggi che attraverso anche l'ausilio della responsabilità amministrativa, anche con la semplice smart card, quindi vi è possibilità di accedere alla sezione dell'Agenzia delle Entrate e quindi avere fuori quello che è il carico iscritto a ruolo, che certamente va aggiornato trimestralmente, semestralmente. Poi abbiamo il debito riscadenziato oggetto di moratorie, le linee di credito bancario utilizzate delle quali non ci si attende rinnovo, rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni, investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare, ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti, immobili, partecipazioni, impianti e macchinari o rami di azienda, nuovi conferimenti e finanziamenti anche postergrati, stima dell'eventuale margine operativo netto negativo del primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti. Sono tutte informazioni che di fatto basti vedere come sono delle informazioni che noi abbiamo, dobbiamo avere dal CPA, dobbiamo avere dall'amministratore unico, perché quando effettuiamo la nostra vigilanza rispetto anche alla corretta amministrazione, rispetto a quelli che sono effettivamente le azioni che intende attuare anche per recuperare quelle che sono le risorse, basti pensare a una dismissione appunto di cespiti piuttosto che una cessione di un ramo d'azienda, sono informazioni che noi abbiamo, che dobbiamo avere, le abbiamo eventualmente verbalizzate sul libro del CDA, ma attenzione, ricordo anche eventualmente su quello determinazione amministratore unico. Abbiamo citato prima le norme di comportamento, sappiamo che tra le norme di comportamento è stato anche inserito il verbale del sindaco unico con l'amministratore unico, e che di fatto se bisogna avere delle informazioni e quelle dobbiamo avere una data certa rispetto anche alle informazioni che ci vengono date oggi, io consiglio anche di farvi di male e appunto di compilare quello che è il libro determinazione amministratore unico, che forse talvolta viene un attimino tralasciato, ma invece io consiglio, proprio in virtù di queste novità che ci interessano proprio da un punto di vista di tempestività, andarlo a compilare e quindi andare a prevedere appunto quali sono le possibili soluzioni e rimedi. Test pratico, questa è la sezione A, quindi il confronto con il denominatore, che appunto è la parte B, che sono i flussi nel servizio del debito. E quindi qual è il margine operativo lordo prospettico
normalizzato, appunto, hanno che l'impresa è immediatamente in grado di generare il regime prescindendo dalle intolleranze industriali, quindi il MOL prospettico normalizzato, investimenti di mantenimento del regime e le imposte sul reddito annuo che dovranno essere assolte. E appunto un indice A su B che ci darà un numero. Se è minore di 1, le difficoltà sono contenute, significa che l'andamento corrente può essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento, oppure appunto attraverso una scala circa 3, quindi l'indice darà un risultato circa 3, tra 5 e 6, non oltre 6, certamente già tra 5 e 6 bisogna andare ad analizzare che cosa intende fare l'imprenditore, oltre 6 un disequilibrio economico a regime, quindi occorrono iniziative di discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa. E quindi se voglio intervenire sui processi produttivi, modificare il modello di business, andare a parlare con l'imprenditore, ovviamente, perché il nostro ruolo è necessariamente quello di supporto. Si parlava prima di compensi, si parlava purtroppo prima di come veniamo visti solo con un costo, ma invece proprio in quest'ottica proattiva, proprio in quest'ottica dove l'interlocuzione è necessaria con l'imprenditore, capire quali sono effettivamente le soluzioni che si possono adottare. Ecco appunto, proprio perché si parla di indice e proprio perché si è parlato di indice, oltre a quelli già anticipati dai colleghi, sarebbe il caso di andare a verificare il valore corrente e prospettico del rapporto del MOL sul debito, che unitamente alle altre informazioni certamente ci dà elementi inerenti eventuale sussistenza di fondati indizi di crisi o di probabile crisi. Come detto, questo è il primo obbligo che ci viene imposto, la segnalazione dell'organo di controllo, appunto un obbligo che viene dato in capo all'organo di controllo, ma ci sono anche le altre norme, vale a dire che interessano le attività di organo di controllo, ma anche i sindaci, lo diceva prima Alessandra, la reazione del CD alla segnalazione. Entro il termine fissato dalla segnalazione, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla stessa, prima erano 60, adesso 30, quindi ancora una volta la norma incide anche sulle tempistiche, proprio per un concetto di tempestività, l'organo amministrativo deve riferire all'organo di controllo in merito alle iniziative intraprese. Ciò significa cosa vuoi fare, noi chiediamo se ci sono le condizioni, attenzione appunto un aspetto importante, non è che il collegio sindacale segnala e parte l'istanza di composizione negoziata, ma è importante invece che ci sia una risposta da parte dell'organo amministrativo. In realtà, proprio per fare un focus pratico, abbiamo previsto i tre casi in cui magari o l'organo amministrativo risponde in maniera adeguata, non risponde, oppure risponde in maniera inadeguata, oppure non risponde affatto. Dicevamo appunto dei doveri consultivi nei confronti dell'organo di controllo previsti dall'articolo 17,5, qua parliamo dell'esperto, quindi nella fase di composizione negoziata, l'esperto ha accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza della concreta prospettiva del piano di risanamento, nell'occasione assume il dovuto di informazioni anche dall'organo di controllo, dal revisore sullo stato della società. Quindi non possiamo non interloquire eventualmente nella fase appunto di accesso con quello che è l'esperto negoziatore, ci chiederà che cosa, come è arrivata a questa fase di crisi o di telecrisi, certamente non insolvenza, come ci è arrivata, quali sono le soluzioni che sono state adottate, quali sono i possibili rimedi. Quindi comunque verremo ancora una volta chiamati in causa appunto anche dall'esperto. Poi c'è l'articolo 21, i commi 3 e 4, che appunto prevedono un flusso informativo verso l'organo di controllo, in questo caso da parte dell'organo dell'esperto, nel caso di atti di straordinaria amministrazione, nonché del rischio di esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alla prospettiva di risanamento, che possono recare pregiudizi ai creditori, alle trattative o alla prospettiva di risanamento, l'amministratore deve informare preventivamente per iscritto l'esperto. Quest'ultimo, se ritiene l'atto potenzialmente pregiudizievole, lo comunica sia al CDA che all'organo di controllo. E poi, nel caso di esecuzione da parte del CDA, nonostante il parere negativo, sarà tenuto a comunicare al registro di imprese e eventualmente al tribunale. Attenzione perché qua, che l'organo di controllo, e anche qui, viene chiamato in causa, valuterà la gravità di tali atti ai fini dell'utilizzo degli strumenti di reazione che il codice civile concede al collegio sindacale. Abbiamo previsto anche quelli nella seconda parte, appunto nella mia relazione. Cioè, ma quali sono allora questi strumenti possibili per l'organo di controllo? E qua c'è l'articolo 25 octies, che è il comma 2, che è certamente un tema molto discusso. Molto discusso perché in realtà si chiama vantaggi della tempestiva segnalazione per i sindaci.
sindaci. E cosa dice? La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo in merito alle istanze di composizione negoziale e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità dei sindaci ex articolo 2407. Qui purtroppo è scomparsa la previsione precedente, che era appunto quella della deresponsabilizzazione da parte dell'organo di controllo rispetto alla segnalazione, ma fanno un passaggio purtroppo diverso, dove loro parlano esplicitamente di verrà valutata, sono valutate ai fini della responsabilità dei sindaci, quindi di fatto non c'è una deresponsabilizzazione, a meno che appunto l'attività non è tempestiva. Ma è proprio qui che di fatto sono emerse le principali criticità, appunto, da parte del collegio sindacale. Tra l'altro, ancora una volta chiarite, seppur Italia Oggi da subito andò a chiarire che c'era qualche falla nel sistema, ma dall'altra ancora una volta interviene la Corte Suprema di Cassazione con la nota, con la relazione del 15 settembre 2022, nel quale proprio chiarisce un aspetto, ho riportato uno stralcio. Rimane ferma la vigilanza, mentre la tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo non è più motivo di esenzione di responsabilità, prevedendosi che la stessa sia valutata ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407, e quindi appunto si dovrà perciò ritenere una segnalazione tardiva fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la comunità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non possa avere degli effetti deresponsabilizzanti. Ecco appunto qual è l'altro aspetto appunto importante che ha fatto discutere, ma che di fatto rappresenta un tema che certamente dovrà nuovamente essere posto all'attenzione. Abbiamo rappresentato che succede allora se è l'obbligo di reazione da parte del CDA, quindi di risposta da parte del CDA all'organo di controllo, come detto, a 30 giorni. Ma cosa abbiamo previsto? Gli amministratori danno una risposta adeguata, danno una risposta inadeguata, oppure non danno alcun riscontro alla segnalazione dell'organo di controllo. Nel primo caso danno una risposta adeguata? Nel primo caso, che potrebbe comportare anche l'adozione di una misura diversa dalla composizione negoziale della crisi, i sindaci continueranno la loro attività di vigilanza monitorando la concreta attuazione della soluzione prospettata. Che vuol dire? Vuol dire che con l'imprenditore ci abbiamo parlato, il CDA, l'amministratore, ci ha rappresentato perché ci sono delle situazioni di crisi, perché ci sono delle situazioni che devono essere analizzate, e quindi capire un attimo se ci sono delle risposte convincenti rispetto a quella che è l'attività che sta ponendo in essere, con l'obbligo comunque di vigilanza. Se ci dà una risposta inadeguata, se ci danno una risposta inadeguata, invece, nel secondo caso i sindaci dovranno motivare il dissenso rispetto alle determinazioni degli amministratori, valutare se concedere loro un termine brevissimo per modificare le proprie decisioni, e nel caso considerare di attivare uno dei rimedi endosocietari a loro disposizione, convocazione dell'assemblea o ricorso 2409. Il caso estremo, ovviamente, è quando non abbiamo alcun riscontro alla segnalazione all'organo di controllo, alla segnalazione fatta da noi organo di controllo. I sindaci allora dovranno considerare quale sia il rimedio endosocietario più appropriato, considerando in particolar modo se procedere con la richiesta di controllo giudiziario. Questi sono certamente dei casi estremi che comunque dobbiamo conoscere. Comunque dobbiamo sapere quali sono questi rimedi endosocietari, perché? Perché lo prevede il codice civile, appunto, ad esempio, la verbalizzazione del dissenso di CDA, obbligo 2400 del codice civile, ma ce lo dice anche la norma di comportamento 3.3, ecco perché l'abbiamo riprese nella fase iniziale. Convocazione dell'assemblea, obbligo articolo 2406 e norma di comportamento 6.1, presentazione di istanza al tribunale per intervenuta causa di scioglimento non rilevata dal CDA, articolo 2485 del codice civile, norma di comportamento 10.10, richiede il controllo giudiziario della società, ex articolo 2409 codice civile, norma di comportamento 6.4, e per ultimo, che è la vera novità che viene introdotta dal codice della crisi, l'articolo 37, è quello di richiedere appunto la liquidazione giudiziaria della società, mentre prima, come sappiamo, non era previsto, non era un potere che era previsto in capo ai sindaci. Li abbiamo voluti mettere perché, ripeto, sono situazioni estreme, però che di fatto rappresentano un ausilio ai sindaci che si troveranno in situazioni di questo tipo. Nella parte finale abbiamo voluto richiamare tre sentenze importanti, a mio avviso importanti. La prima è quella del Tribunale di Milano, che fa appunto riferimento non tanto alla composizione negoziata quanto agli obblighi di adeguati assetti. Il Tribunale di Milano era il 19 ottobre 2019,
Se la società non è in grado di far fronte alle rilevanti obbligazioni contratte in passato, ma solo ai costi correnti, e come tali non suscettibili di assicurare un equilibrio finanziario neppure nel futuro più prossimo, salvo il caso di apporto esterno di finanza, il cui riferimento risulta del tutto ipotetico, vediamo il caso, è in ogni caso non recepito da alcun preciso piano industriale, ovvero di strutturazione del debito. In tale situazione, la mera ricerca di finanziatori interessati all'acquisto delle azioni, ovvero la mera valutazione della possibilità di cessione di alcune delle famiglie all'interno del patrimonio dell'SPA, risultano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dal 2086. Tale situazione, secondo il Foro Ambrosiano, ben legittima la denuncia al Tribunale e ad iniziativa dei sindaci ex articolo 1409, nonché la conseguente revoca dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore giudiziario, con il compito di provvedere non solo all'ordinaria gestione della società, ma anche agli atti eccedenti all'ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale. Dette misure si ritengono in motivazione appaiono le uniche in grado di portare al superamento della situazione di pregiudiziale inerzia rispetto alle verifiche in tema di continuità aziendale rispetto alla tempestiva adozione dei necessari rimedi. Un'altra sentenza interessante è quella del Tribunale di Roma del 15 settembre 2020, il quale proprio arriva in maniera categorica a dire cosa: dovrà considerarsi responsabile l'amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsiasi voglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o precrisi. Per contro, e quindi questo rileva i fini della responsabilità, non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, e quindi qua dice li dovete adottare, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita delle continuità aziendali. Parimenti non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato, grazie appunto alla struttura organizzativa predisposta, e quindi era adeguata, il venir meno della continuità aziendale. Pongo in essere degli interventi che successivamente si rilevano inutili a dividere la degenerazione della crisi, qualora tali interventi, sempre sulla base di una valutazione ex ante, non risultano manifestamente irrazionali e ingiustificati. E qui è molto chiaro anche il Tribunale di Roma, che cosa dice? Attenzione, non puoi omettere del tutto una adeguati assetti organizzativi e quindi amministrativi e contabili. Non potrà ritenersi responsabile chi, con una valutazione ex ante, ha ritenuto adeguate quella struttura organizzativa, adeguato quindi quell'assetto. E poi appunto non è responsabile, pur avendo tempestivamente rilevato il venir meno della continuità aziendale, pongono in essere gli interviramenti e gli interventi che successivamente si rivelino inutili. L'ultimo è appunto il Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, il quale appunto dice che gli assetti sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendo in tal modo di assumere le opportune iniziative. Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell'adozione dei adeguati assetti e viene in massimo rilievo invece la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, e questo è un passaggio importante, la violazione dell'obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché del resto, proprio in tale fase, essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative. Ancora una volta si torna su un concetto importante che probabilmente è al di là degli altri due principi, quali la segnalazione della tempestività degli interventi, l'air warning, quella che è secondo me la vera presa di coscienza della normativa in tema di crisi d'impresa. Vale a dire la presa di coscienza che ci sono periodi delle aziende dove possono bruciare cassa, dove si può essere in una fase in cui ci possono essere delle difficoltà, ma bisogna capire qual è quel momento e quindi scindere esattamente il momento, non solo della perdita appunto della continuità aziendale, ma appunto quando ancora l'impresa è sana, l'impresa pur avendo delle difficoltà può comunque affrontare e risolvere queste situazioni di incertezza. Perché di fatto, mentre la posizione dei creditori, quindi la tutela del ceto creditore, che certamente rimane centrale in quelle che sono le procedure concorsuali, prima cosa
punta al codice della crisi a salvaguardare quella che è la continuità dell'impresa, cioè capire se quell'impresa, anche attraverso la cessione di ramo aziendale, la dismissione di determinati asset, può ancora restare sul mercato e quindi essere in grado di poter avere appunto una continuità. Abbiamo brevemente visto già quelli che sono gli aspetti in fase di vigilanza, con riferimento appunto agli indicatori finanziari, agli indicatori gestionali, a indicatori ad altri tipi di indicatori già ripresi dall'ISA 570 sicuramente, e quindi essere ancora una volta un set, vuole essere appunto ancora una volta un set di strumenti da utilizzare: la difficoltà con il personale, la scarsità dell'approvvigionamento di forniture importanti, comparse di concorrenti di grande successo, e che ancora ne sono dei campanelli di allarme. La perdita di membri della direzione con responsabilità strategica senza una loro sostituzione. Si sta parlando molto di quello che oggi è il passaggio generazionale. Ci sono molte, va certamente dato peso se ci sono dei soggetti all'interno del CDA che hanno magari avuto esperienze, sono quelli che hanno più esperienza magari anche nei contatti con le banche, quindi la perdita di una figura di questa importanza per l'azienda stessa può rilevare ai fini appunto della continuità della stessa, e quindi abbiamo voluto rapportare quelli che sono gli stessi indici, e quindi indici e indicatori della fase di controllo da parte quello che è l'organo di controllo, e quindi suggerire durante le verifiche periodiche trimestrali tutti i possibili segnali della crisi: indici e indicatori, debiti scaduti verso fornitori dipendenti, debiti scaduti per imposte e contributi previdenziali, debiti per cariche ruoli affidati all'agenzia delle entrate e riscossione. E appunto, proprio perché viene richiesto da parte all'interno della composizione negoziale della crisi di verificare sempre il valore corrente e prospettico del rapporto del mollo sul debito. Le nostre sfide, come abbiamo detto, il titolo sono veramente delle sfide che ci vengono poste, quindi ancora una volta bisogna avere quelle accortezze sia per un'attività per la quale viene richiesta un'importante preparazione da un punto di vista anche professionale. E abbiamo cercato di fornire qualche strumento utile a quelle che possono essere, a quelle che sono appunto le nostre verifiche trimestrali. E quindi adesso, sempre per parlare di responsabilità, passo la parola a Michela e quindi al collega Giorgio. Grazie mille Dario, molto esaustivo e soprattutto anche ci facciamo le giuste domande su quello che saranno le conseguenze della nostra professione una volta appunto adesso che è entrata in vigore questo codice della crisi. Tra l'altro, prima di passare la parola a Giorgio, lancio anche una provocazione che è stata sollevata da più parti in dottrina, cioè che l'attuale formulazione del 25 OTIS, tornando anche a quello che dicevamo all'inizio del webinar, un po' essendo l'ultima catena di una serie di interpretazioni, una serie di errate indicazioni da parte del legislatore nel mondo del controllo dell'SRL, ci porterà ad avere fondamentalmente due realtà davanti a noi: l'SRL dotata di un sindaco unico o di un collegio sindacale, qualora previsto dallo statuto, che si può attivare con una segnalazione all'organo amministrativo per quella che riguarda appunto l'emersione di elementi che fanno sì sia necessario procedere con la composizione negoziata della crisi. Dall'altra parte invece con l'SRL che hanno scelto di nominare solo il revisore unico, società di revisione, dall'altra parte non si troveranno ad avere nessun organo, oltre all'organo amministrativo stesso, che può reagire di fronte all'emersione tempestiva della crisi di impresa. Quindi diciamo che c'è l'effetto snowball del 2477 porta a quest'ultima struttura normativa in cui noi abbiamo di fronte a SRL di pari dimensioni comportamenti in caso di emersione tempestiva della crisi di impresa completamente diversi a seconda di quella che è stata la nomina posta in essere dall'assemblea dei soci al verificarsi delle condizioni del 2477. Passo adesso quindi
La parola all'ultimo relatore di oggi, prima poi di avviare al termine delle relazioni un piccolo momento di confronto con i vari relatori. L'ultimo relatore di oggi, appunto, è il collega Giorgio Caratozzolo, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Centro Studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, che ci andrà a illustrare i comportamenti da tenere in caso di cessazione dell'incarico di appunto sindaco, appunto il termine dell'incarico del collegio sindacale del sindaco unico. Quindi vediamo cosa succede quando si esce dai giochi. Anche in questo caso, prima di darti la parola, Giorgio, volevo anche qui lanciare una piccola provocazione, perché è vero che adesso vedremo nella tua relazione quelli che sono gli strumenti e le conseguenze a seguito della cessazione dell'incarico, però ci troviamo di fronte all'ennesimo vuoto normativo per quanto riguarda quegli incarichi dei colleghi che si trovano appunto in carica nel momento in cui la società presenta istanza di fallimento, perché sappiamo benissimo che di fronte a un'istanza di fallimento e poi alla procedura di fallimento si sospendono i poteri e gli obblighi del collegio sindacale, ma non si cancellano le cariche dal registro e quindi con conseguenze reputazionali da parte dei colleghi che si trovano in queste cariche e quindi anche qui auspichiamo che ci sia un intervento da parte del legislatore che preveda un automatico cancellazione delle cariche proprio durante il periodo di procedura concorsuale. Non voglio rubarti altro tempo, a te la parola, Giorgio, grazie mille. Grazie, grazie Michela. Sì, questo è un tema, è sempre stato un problema, veramente un problema perché ci si ritrova a mantenere la carica di sindaco ancorché le funzioni siano sospese in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, come viene adesso chiamata. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare la Fondazione e l'Unione Nazionale che mi ha dato il privilegio di poter intervenire in questo convegno interessantissimo. L'argomento che mi è stato affidato è quello della cessazione dell'incarico ai profili di applicazione della prorogatio. È sicuramente un argomento, diciamo, meno specifico rispetto a quello che hanno affrontato gli amici che mi hanno preceduto nelle loro puntuali e approfondite relazioni. Direi che però che comunque ha notevole importanza anche alla luce di quelli che sono state le osservazioni dell'amico Fabio e di Michela, in ordine al fatto che ci si può ritrovare a dover rispondere in sede sia civile che penale di omissioni da parte del sindaco nel caso in cui ci si sia convinti, e specialmente nel caso delle dimissioni, quindi della rinuncia volontaria, di essere cessati dall'incarico, dalle proprie funzioni, mentre invece vedremo che c'è una posizione sia della dottrina che della giurisprudenza di Cassazione, quindi insomma di un organo importantissimo, che sostiene la tesi contraria, cioè che le dimissioni del sindaco non abbiano un'efficacia immediata qualora non si possa provvedere tramite sindaci supplenti alla sostituzione del collegio sindacale. Per cui io avrei pensato di affrontare la mia breve relazione dapprima fornendo una panoramica delle norme del Codice Civile sulla nomina e cessazione dei sindaci nell'SPA e nell'SRL, precisando subito che le norme di funzionamento del collegio sindacale poi sono quelle che sono riportate nelle norme delle SPA che vengono applicate per analogia, per quanto diciamo sia possibile, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata. Andiamo subito ad affrontare la relazione. Allora, io qua, scusatemi, non sono molto tecnologico, ok, parto. Allora, per quanto riguarda la società per azioni, gli articoli del Codice Civile che ci riguardano sono il 2397 sulla composizione del collegio sindacale e l'articolo 2400. Il 2397 ci dice appunto che il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, che devono essere nominati due sindaci supplenti e poi i requisiti appunto
professionali sono quelli per cui almeno uno dei sindaci deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, mentre gli altri membri possono essere scelti fra gli albi professionali individuati col decreto del Ministero della Giustizia. Si tratta sostanzialmente di dottori commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, oppure da professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Questa è la norma. Per quanto riguarda invece la nomina e la cessazione dall'ufficio, interviene l'articolo 2400, ci dice che per la prima volta i sindaci sono nominati nell'atto costitutivo successivamente dall'assemblea, che restano in carica per 3 esercizi e che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qui una prima osservazione: questa norma appunto ci dice che non è possibile che il collegio sindacale, che i membri del collegio sindacale scadano in date differenti. Tant'è che se la nomina interviene, la sostituzione di un sindaco interviene durante l'esercizio delle funzioni, la sua nomina, la sua funzione scade insieme a quella degli altri sindaci. La cessazione quindi è effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, poi vedremo. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito interessato. E qui è un principio importantissimo, cioè la revoca deve essere stabilita con un decreto del tribunale. Fino a che tale decreto non diviene definitivo, la revoca non opera. La nomina dei sindaci quindi va bene con i dati, deve essere iscritta presso il registro delle imprese. E prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti gli incarichi di amministratore, insomma degli incarichi che sono che influiscono appunto sull'attività del sindaco. Diciamo subito, facciamo alcune precisazioni: l'iscrizione della nomina del sindaco ha funzione di pubblicità dichiarativa, non è una pubblicità costitutiva, per cui non è necessaria alla fine della prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della sua accettazione. Per cui l'omissione della pubblicità della nomina del sindaco non incide nei rapporti fra soci e società, ma comporta esclusivamente l'inopponibilità della nomina ai terzi che non ne abbiano avuta conoscenza. Aggiungiamo inoltre che lo statuto può riservare il diritto di nominare uno o più sindaci a più categorie di azioni e di portatori di strumenti finanziari, che regole particolari di nomina possono essere stabilite anche nei patti parasociali, e che invece il presidente del collegio sindacale è sempre nominato dall'assemblea dei soci. Il collegio sindacale ovviamente può essere nominato anche successivamente alla costituzione, nel caso per esempio delle operazioni straordinarie, fusioni, scissioni o di trasformazioni, qualora le società beneficiarie, la società che risulta dalla trasformazione, abbia l'obbligo del controllo dell'organo di controllo, mentre la società, per esempio la scissa o la società fusa, o le società fuse non avevano, diciamo, questo obbligo. Per quanto riguarda invece, scusate, allora cambio slide, la sostituzione. Il codice civile ci dice che l'articolo 2401, in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e secondo i requisiti di professionalità. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per integrarlo. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza viene assunta dal sindaco più anziano. Nell'ultimo comma ci dice: se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. E qui poi vedremo che può intervenire il collegio sindacale nel caso in cui l'organo amministrativo non provveda non provveda a convocare l'assemblea. Per quanto riguarda invece le società a responsabilità limitata, interviene l'articolo 2477, come abbiamo già visto ci dà questa norma particolare, cioè quella diciamo un po' infelice, perché dà la possibilità di nominare un organo di controllo, un revisore. Sappiamo appunto che i compiti dell'organo di controllo e del revisore sono diversi. Sostanzialmente il revisore non ha la vigilanza sul controllo, diciamo, della gestione e della regolarità degli atti della società. La nomina di se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Poi sono elencati quelli che sono i requisiti, i parametri per cui diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo del revisore. Ci dice espressamente che nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le norme delle società per azioni. La cosa più importante, di un'innovazione più importante, riguarda l'ultimo comma in cui viene riportato che si applicano le disposizioni del 2409 anche se la società è priva di organo di controllo, quindi la denuncia al tribunale per le gravi irregolarità. Non era così pacifico, c'è stato un ampio dibattito della dottrina se potesse essere applicato o meno, adesso viene chiarito che anche le società a responsabilità limitata sono soggettate al 2409. Adesso andiamo ad esaminare quelli che sono quella che è la prassi, quindi i principi di comportamento del collegio sindacale emanati dal nostro Consiglio nazionale, sono le regole tecniche per lo svolgimento della funzione di sindaco. Facciamo una premessa, io l'ho qui citata nella slide, che il nostro codice deontologico della professione prevede espressamente che nello svolgimento delle nostre prestazioni dobbiamo tener conto di quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio nazionale. Pertanto stiamo attenti perché l'inosservanza delle norme di comportamento del collegio sindacale costituiscono anche un illecito disciplinare, oltre al fatto che nelle controversie dinanzi al tribunale vengono proprio imputate ai sindaci l'inosservanza delle regole tecniche che sono previste dai principi di comportamento. Questo per esperienza, insomma, lo posso dire. Allora, qual è la norma che si occupa, il principio di comportamento che si applica della cessazione, che si occupa della cessazione dall'ufficio di sindaco? È il principio 1.6. Allora, le norme di comportamento sono divise in riferimenti normativi, principi e commenti. Vediamo qui che cosa dice il principio. Allora, innanzitutto una cosa importantissima, la legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale. E va bene, le cause di cessazione sono la scadenza dell'incarico, la decadenza, la revoca da parte della società, la variazione del sistema di amministrazione e controllo, il decesso. Altre cause di cessazione possono essere previste da norme di legge statutarie o regolamentari. In caso di decadenza, revoca, rinuncia o decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne devono dare tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti. Quindi facciamo una distinzione utile. Allora, individualmente i sindaci possono cessare per morte, dimissioni, decadenza o revoca, mentre invece l'intero collegio sindacale per scadenza dell'incarico oppure quando si estingue la società, ma non durante la fase di liquidazione, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione in società che non abbiano l'obbligo di nominare il collegio sindacale. Quindi qua, come abbiamo già detto prima e come ha precisato Michela, nel caso di fallimento, quindi di liquidazione giudiziale o di concordato, il collegio sindacale comunque non cessa le proprie funzioni, anzi nel concordato esplica varie funzioni, invece c'è questa situazione paradossale in cui nel fallimento praticamente viene congelata questa posizione. Vediamo la prima fattispecie, la scadenza dell'incarico. Il principio ci dice, salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e scadono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio. Quindi, come abbiamo detto, già qua non è prevista la nomina di sindaci con scadenze diverse. In caso di inerzia dell'amministratore, il collegio sindacale deve provvedere quanto prima alla convocazione dell'assemblea che deve riportare all'ordine del giorno la nomina dell'organo di controllo. Quindi, l'indicazione nell'ordine del giorno della nomina dell'organo di controllo è tassativa, potrebbe comportare l'inosservanza nell'indicarlo nell'ordine del giorno l'invalidità dell'assemblea. Nella SRL, qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevede la composizione collegiale, i sindaci restano in carica fino alla loro naturale scadenza del mandato, quindi rimangono in carica, e anche nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi di nominare solo il soggetto incaricato della revisione, quindi si rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico. Anche qui vediamo subito che il sindaco supplente deve essere informato del subentro
ma non è necessario che accetti l'incarico, perché la sua accettazione è già avvenuta al momento della nomina, dell'accettazione della carica di sindaco supplente. Se invece il sindaco supplente non vuole accettare l'incarico, deve rinunciarvi. Se con il sindaco supplente non si completa il collegio, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea. La prima assemblea successiva alla causa di cessazione deve nominare i nuovi sindaci effettivi e supplenti nel rispetto dei requisiti per la loro nomina. I sindaci scadono insieme ai sindaci che sono in carica. Questa è la prima fattispecie. La decadenza. Qui la decadenza si divide in decadenza ordinaria e decadenza sanzionatoria. Nel primo caso, quando il sindaco decade, nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti da legge, questa è la decadenza ordinaria. Inoltre, il sindaco decade quando, in caso di assenza ingiustificata, due riunioni anche non consecutive del collegio o nel corso del medesimo esercizio sociale, assenza ingiustificata all'assemblea, assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione. Questa è la cosiddetta decadenza sanzionatoria. Quindi diciamo subito che il sindaco non partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, dell'assemblea o alle riunioni del collegio sindacale, deve giustificare preventivamente la propria assenza. Nel caso poi in cui l'impedimento sia stato tale da escludere la possibilità di comunicare la propria assenza, secondo una posizione della Corte di Appello di Napoli, è possibile farlo anche successivamente. Il consiglio è quello di indicare sempre nei verbali del collegio sindacale l'assenza di chi non è intervenuto, se sia giustificata o meno, ed è opportuno che successivamente il sindaco apponga il proprio visto in calce ai verbali delle adunanze del collegio sindacale alle quali non abbia partecipato, manifestando così la presa visione della presenza o dell'assenza di rilievi contenuti in questi verbali. Prosegue la norma dicendoci che la decadenza è effetto dal momento dell'accertamento della causa che lo determina. Quindi anche qui il sindaco può contestare il verificarsi di una causa di decadenza e può agire in giudizio per la reintegrazione nell'ufficio e risarcimento del danno. Infine, il collegio sindacale accerta periodicamente, questo è un dovere del collegio sindacale, l'eventuale perdita dei requisiti di professionalità degli altri sindaci verificatisi in capo a ciascun componente. Questa è la fattispecie della decadenza. Andiamo alla terza, che è la revoca. Allora, il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La delibera deve essere di competenza dell'assemblea ordinaria. Come abbiamo detto, l'indicazione della revoca deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea, appena nullità dell'assemblea. La revoca può essere decisa anche in caso di 2409, quando vengono riscontrate delle gravi irregolarità, oppure da parte degli enti pubblici che hanno nominato quando vi è la nomina dei sindaci, quando sia statale. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal Tribunale, va bene. La revoca è effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale diviene definitivo. Nella SRL, aderendo all'interpretazione della giurisprudenza, la deliberazione di revoca assunta dall'Assemblea deve essere approvata dal Tribunale. Anche qui. Quali possono essere le giuste cause di revoca, anche se non sono espressamente previste dalla legge? Beh, innanzitutto l'inadempimento dei doveri d'ufficio, ad esempio la mancata partecipazione alle riunioni, alle verifiche trimestrali, la violazione del segreto di ufficio, oppure la mancata rinuncia a quell'incarico che determina l'incompatibilità con la permanenza in carica, o le situazioni personali, anche di salute, che non consentono al sindaco il regolare espletamento delle proprie funzioni, o la sottoposizione a misura cautelare personale. Però ribadiamo l'importanza del fatto che il decreto di revoca deve essere approvato dal Tribunale, deve essere definitivo, altrimenti la revoca non opera. Andiamo adesso all'argomento più spinoso, che è quello della rinuncia, perché qui esiste insomma il problema della prorogatio o meno delle funzioni del sindaco. Allora, il principio ci dice: il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. Io premetto, anche per quello che può contare, io sono totalmente d'accordo con quella che è la posizione del nostro Consiglio nazionale. È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta, ovvero risulti dagli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata all'organo amministrativo nei mezzi che consentano
la certezza della ricezione, sono indicate le ragioni della rinuncia, la rinuncia ha effetto immediato, ecco la posizione netta del Consiglio nazionale. Infatti, in caso di rinuncia, quando è possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subentro dei supplenti, dove non sia possibile, invece, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea e a integrare il collegio. E poi precisa sempre la norma, tale circostanza non inficia l'effetto immediato della rinuncia. Questo è quello che viene indicato nella parte del principio. Ci dice anche che è ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa. Allora, diciamo innanzitutto qua una cosa che secondo me è importante, cioè che nella lettera di dimissioni, specie se viene, si adduce l'esistenza di una causa di giusta revoca, è fondamentale, direi, che vengano indicate le ragioni delle proprie dimissioni, perché in mancanza della causa di giusta revoca la società potrebbe richiederci il risarcimento del danno che prova di aver subito a causa della nostra rinuncia. Quindi, secondo me è un elemento fondamentale. Non è necessario che ci sia l'accettazione espressa da parte dell'assemblea della rinuncia, anche se un orientamento espresso dalla Cassazione è piuttosto datato, ma sicuramente non ho verificato che ci siano pronunce recenti, dispone che tale accettazione può essere prevista dallo statuto. Quindi attenzione anche a verificare quali sono le norme statutarie che regolano la cessazione dell'incarico. Con riferimento alla rinuncia del sindaco unico, subentra il supplente se previsto dallo statuto, e poi vedremo anche questo aspetto. Altra causa è quella della variazione, l'altra fattispecie della variazione del sistema di amministrazione e controllo. Ovviamente si tratta delle SPA che possono, diciamo, passare dal sistema di amministrazione tradizionale a quello monistico e dualistico. La variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Quindi se io oggi delibero la variazione avrà effetto alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Se avviene nel corso dell'incarico, l'organo di controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza. Queste sono, diciamo, le fattispecie che vengono indicate nel principio di comportamento del collegio sindacale. Per quanto riguarda la nomina del sindaco supplente nel caso di sindaco unico, adesso la posizione, diciamo, è pacifica, nel senso che è ammessa sia la nomina del sindaco supplente, anche se non è prevista dallo statuto. È una posizione che ha assunto il giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Milano, ma anche il consiglio notarile, quindi è una posizione adesso, diciamo, pacifica, non c'è nessuna preclusione alla nomina di un sindaco supplente. Vado avanti perché altrimenti rischiamo di andare lunghi. Anche il Consiglio nazionale, nelle norme, nei principi di comportamento, ribadisce questa posizione di possibilità di nomina del sindaco supplente. Andiamo adesso sul tema, diciamo, un po' più scottante, quello della proroga delle funzioni del collegio sindacale nei casi di cessazione dell'incarico. Vedremo prima cosa dice la parte del commento alla norma di comportamento 1.6, il documento di ricerca della Fondazione Nazionale, la rinuncia del sindaco, quindi la prassi. Poi ritengo opportuno indicare qual è la posizione assunta dalla dottrina, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infine i rimedi che si possono attuare in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Allora, le norme di comportamento della norma 1.6 ci dice, leggiamo le parti, diciamo, un po' più importanti, che ho sottolineato: l'esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della prorogatio, per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell'incarico, rimangono in carica fino all'avvenuta sostituzione. Va evidenziato tuttavia che la regola della prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione programmata dell'ufficio, vale a dire a ricorrere a scadenza, e questo è pacifico. Viceversa, l'ipotesi di cessazione connessa a eventi non prevedibili, quali decadenza e rinuncia, hanno efficacia immediata
e comporta la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio. L'istituto della prorogatio assume carattere eccezionale, quindi è non suscettibile di applicazione analogica. In ogni caso, innanzi alla dimissione del sindaco non sostituibile con un supplente, è dovere dell'organo amministrativo attivarsi affinché l'assemblea provveda. Quindi questa è una posizione molto netta da parte del Consiglio nazionale sull'efficacia della cessazione dell'incarico nel caso di rinuncia, quindi di dimissioni volontarie. Anche il documento, l'ho qui riportato nelle slide, il documento della fondazione ribadisce questi principi, quindi l'efficacia della prorogatio nel caso, l'efficacia della cessazione anticipata nel caso di rinuncia volontaria. Andiamo a vedere un attimino adesso quali sono invece le posizioni della dottrina e della giurisprudenza. Io qua ho riportato in questa breve slide ciò che viene indicato nel commentario le società per azioni, codice civile e norme complementari, diretto da due grandissimi giuristi, Pietro Abbadessa e Giuseppe Portale, in cui vengono indicate due differenti correnti interpretative, ma è anche vero che quella maggioritaria ritiene applicabile alle dimissioni del sindaco l'istituto della prorogatio. Quindi è una posizione assolutamente, diciamo, antitetica rispetto a quella del Consiglio nazionale. Questa tesi è sostenuta da grandissimi studiosi del diritto, il professor Giuseppe Ferri, Domenichini, il professor Cavalli, che è forse l'autore, è uno dei giuristi che ha maggiormente scritto sulle problematiche del collegio sindacale. Invece c'è una corrente minoritaria che esclude l'applicabilità delle dimissioni del sindaco all'istituto della prorogatio, però è una posizione minoritaria. L'aspetto fondamentale che viene riportato nel commentario, a mio modo di vedere, è questo, cioè l'applicabilità o meno della prorogatio viene ammessa o non ammessa in base all'applicazione analogica dell'articolo 2385 del Codice Civile sulla prorogatio o meno degli amministratori. Qui ci dice una cosa diversa, ci dice la disciplina della prorogatio dovrà essere ricavata non applicando pedissequamente quella prevista per gli amministratori, quindi è un altro punto di vista, ma muovendo dal principio generale che si sancisce la prorogatio per tutti gli organi essenziali delle società di capitali. E visto che il collegio sindacale è un organo essenziale delle società di capitali, ci dice che la società non può andare avanti in assenza di quest'organo e che quindi si applica la prorogatio. Ci dice poi un'altra cosa interessante: poiché il collegio sindacale, per il collegio sindacale è stabilita una composizione semirigida, 3 o 5 membri, è essenziale che l'organo abbia una composizione dispari, quindi per evitare situazioni di stallo, per cui anche il venir meno di un solo sindaco darà luogo alla prorogatio nel caso in cui non sia possibile il subentro del supplente. Ci dice quindi una cosa in più. Infine, diciamo che l'autore del commento, Paolo Cuomo, conclude che poiché la giusta causa non possa essere fatta valere a discapito dell'interesse sociale da parte, quindi della società, da parte di un soggetto che abbia formalmente accettato un ruolo organico all'interno della società, come a dire hai già accettato quindi non puoi uscire, in mancanza di previsioni, sempre se non può essere sostituito ovviamente, in mancanza di previsioni normative contrarie, la prorogatio debba ritenersi operante anche nel caso di recesso per giusta causa del sindaco, finché il collegio sindacale non sia formalmente ricostituito o la società estinta o sottoposta ad amministrazione giudiziaria, quindi al 2409 con eventuale revoca dei sindaci. Quindi vedete che la posizione, insomma, della dottrina è una posizione nettamente sfavorevole a quello che è il nostro orientamento di categoria. Che cosa ha detto la Cassazione? Sostanzialmente la Cassazione, attraverso due sentenze le più conosciute, la 9416 e la 29719 del 2019, anch'essa ha escluso l'efficacia immediata delle dimissioni del sindaco. Andiamo a vedere la parte, diciamo, sottolineata della slide nelle motivazioni a questo della sentenza in questa controversia. Mi sembra una società, si trattava di una società fallita. Ci dice: non essendo ipotizzabile il subentro dei supplenti, quindi deve ritenersi che la rinuncia non potesse avere gli effetti immediati ipotizzabili solo quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente. Quindi ci dice che la impossibilità della nomina, della sostituzione del sindaco, esclude
l'efficacia delle dimissioni. La stessa previsione della necessaria nomina di supplenti è evidente espressione di un'esigenza di continuità dell'organo di controllo, del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione, cui richiama però il 2385, e giustifica pertanto la conclusione di un'applicazione quantomeno analogica della disciplina sulla proroga. Non vi leggo quella successiva che comunque trovate nelle slide, che praticamente ribadisce con la stessa motivazione la posizione assunta dalla dottrina. Quindi abbiamo, diciamo, questi due poli opposti: la professione, che attraverso il Consiglio nazionale e la Fondazione esprime un parere per cui le dimissioni hanno effetto immediato, la dottrina e la giurisprudenza, che purtroppo hanno parere contrario. Quindi io, l'osservazione che posso fare è di stare ben attenti, perché si può essere convinti di aver cessato le proprie funzioni, dopodiché ci si ritrova in un contenzioso, e se il tribunale adotta, diciamo, la corrente le decisioni prese in Corte di Cassazione, ci può chiamare a rispondere dei danni magari per omesso controllo dell'operato dell'organo amministrativo. Quindi bisogna veramente stare attenti, e quando si cessa dalle funzioni di sindaco verificare che presso il registro delle imprese sia stata iscritta la cessazione della carica. Alla fine, diciamo, del mio intervento ho provato ad affrontare il problema che sorge appunto quando l'organo amministrativo non provvede alla sostituzione. Ora, noi non possiamo rimanere legati alla società per tutta la vita perché non ci sostituiscono. Credo quindi che nel caso in cui il sindaco mantiene le proprie funzioni in prorogatio e l'assemblea non prevede la nomina, essenzialmente i rimedi sono due: la convocazione, allora, in primis, per buon senso si scrive all'organo amministrativo perché provveda alla sostituzione, ma nel caso l'organo amministrativo non lo faccia, si può convocare l'assemblea ai sensi dell'articolo 2406 del codice civile sull'omissione degli amministratori, che lo prevede al comma 1, appunto ci dice che in caso di omissione ma anche di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale altresì, previa comunicazione al presidente del CDA, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Quindi è possibile, diciamo, questo è uno dei rimedi più forti, ma è il primo, secondo me, da attivare dopo aver sollecitato l'organo amministrativo. Se non si riesce, perché l'assemblea va deserta oppure perché l'assemblea non delibera la sostituzione degli amministratori, si può ricorrere, adesso anche per la SRL pacificamente, alla denuncia al tribunale sensi del 2409 del codice civile per le gravi irregolarità. Infatti il comma 7 ci dice che i provvedimenti previsti dall'articolo 2409 possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, per cui il collegio sindacale, diciamo, con una delibera del collegio, quindi non individuale, anche una posizione, diciamo, non individuale, ma anche questo è particolare da vedere, può ricorrere all'articolo 2406 e 2409. Io avrei terminato, ho cercato di riassumere un po' quello che è il tema della cessazione, non sono un giurista, spero di non aver detto delle castronerie e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giorgio, anzi, altro che castronerie, è stato veramente un intervento molto interessante, molto puntuale anche per quanto riguarda tutti i riferimenti giurisprudenziali che ci hai fornito. Vedete adesso comparire anche gli altri relatori, dovrebbe anche adesso ricomparire la collega Irene, perché avviandoci verso la chiusura del webinar, abbiamo pensato di fare un piccolo momento di tavola rotonda per confrontarci su quelle che sono alcuni spunti di
di analisi e di approfondimento che sono emerse nel corso delle varie relazioni. Partirei quindi da Irene, essendo stata tu la prima a intervenire oggi, chiedendoti come si configura, in base a quello che insomma ci hai raccontato relativamente all'importanza della pianificazione finanziaria per quanto riguarda l'adeguatezza dell'assetto contabile e quindi insomma l'analisi dei flussi, come si sviluppa questa pianificazione per quanto riguarda l'obbligo di predisporre al business plan, budget, cosa effettivamente qual è l'obbligo in capo all'imprenditore, allora, in forma collettiva che individuale? Sì, se andiamo a leggere proprio letteralmente la norma, quando leggiamo flussi di cassa di 12 mesi pensiamo subito a un budget di tesoreria mensilizzato, oltretutto in forma anche rolling, quindi veramente aggiornato di continuo. Questo sicuramente capiamo che però su certe situazioni imprenditoriali è veramente inapplicabile. Quindi a mio avviso bisogna puntare a una interpretazione un po' più estensiva, un po' più elastica, nel quale riusciamo a magari capire effettivamente con che realtà ci stiamo approcciando e quindi far emergere più un criterio di coerenza, proporzionalità dell'impresa che stiamo approcciando. Quindi sicuramente anche nelle grandi imprese il budget di tesoreria lo fanno, lo vediamo, ma a volte vediamo che non lo fanno in modalità così continua, lo fanno sui 12 mesi e poi fanno dei consuntivi ogni 3 mesi. Invece qui la norma, se dobbiamo leggerla letteralmente, ci direbbe di fare continuamente la previsione. Quindi già anche a livello di grandi imprese è un grande sforzo, diciamo, anche per le grandi imprese. Poi parliamo dei piccoli. I piccoli abbiamo altre norme che comunque affiancano il codice della crisi. Abbiamo sicuramente la norma sulla contabilità semplificata, abbiamo la norma sulla contabilità di magazzino che non permette di farla tutti, quindi abbiamo sicuramente anche gli UIC hanno determinati sconti, per esempio svalutazioni, per le quali le piccole imprese le fanno già in modo diverso e non con criteri di prospettica. Quindi secondo me, tanto che appunto il codice della crisi ci parla di misure per l'imprenditore individuale, per cui sicuramente partire dai scadenziari clienti fornitori che sono la base e da storico ordini, dagli ordini, cercare di iniziare a creare un ricavo prospettico sulla base di queste piccole, iniziare soprattutto sulle piccole imprese su questi da questo punto. Secondo me quindi l'obbligo vero e proprio di un piano e di un budget di tesoreria non è possibile applicarlo nell'ambito della norma, quindi io mi auguro che un domani la giurisprudenza veda questo e quindi non si limiti solo a dire la norma al punto B dice flussi di cassa, ovvero ok, dov'è il budget? Un attimo, cerchiamo di, questo tocca poi anche a noi trasmettere questa cultura e cercare che questa assimilazione non sia così immediata, perché sappiamo benissimo che nelle realtà che seguiamo anche piccole e medie imprese, ma che hanno dei fatturati 5, 6, 7 milioni, non è facile poi mettere in piedi un budget di tesoreria così come la norma ci dice, per cui ritengo che non c'è un obbligo vero e proprio. Certo è che il monitoraggio andrà iniziato con dei piccoli cruscotti, con delle verifiche che come collegio sindacale ovviamente ci troviamo a fare, che prima magari eravamo abituati un po' meno a fare. Tutto questo. Ottimo, anche perché come hai detto tu e come ha detto anche Alessandra, nel 2086 si fonda su un principio di proporzionalità, quindi l'adeguato assetto e quindi per quanto ti riguarda la tua relazione, la pianificazione finanziaria non è una per tutte le realtà e per tutte le stagioni, ma va calata nel caso pratico in cui ci troviamo ad operare, quindi ovviamente avremo pianificazione finanziaria e reportistica diversa a seconda che ci troviamo in una piccola realtà piuttosto che in una di maggiori dimensioni. Certo è che più si è grandi e più si è strutturati, meglio bisognerebbe produrre le informazioni proprio per quella necessità di produrre informazioni attendibili per salvaguardare il patrimonio societario. E quindi qui mi vorrei collegare ad Alessandra, perché abbiamo parlato di prospettiva finalistica degli adeguati assetti, abbiamo detto cosa ci chiede il legislatore,
Ma dal punto di vista pratico, quali sono gli elementi che possiamo utilizzare per sensibilizzare gli imprenditori sull'adozione di adeguati assetti? Quindi quali sono gli effettivi vantaggi che insomma, possono essere riconosciuti con l'adozione di assetti adeguati? Allora, i vantaggi immediatamente riconducibili potrebbero essere di tre tipi, da un punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. Allora, quelli la più immediati sono quelli contabili, come diceva poco fa Irene, perché permettono di avere un'implementazione dell'impianto contabile e della tenuta della contabilità, che permette di rilevare periodicamente tutti i flussi, i budget di tesoreria, eventualmente gli indici di indebitamento, perché si possono avere situazioni aggiornate e favorire assolutamente anche i professionisti esterni per le varie consulenze, eventualmente verificare la situazione dell'andamento societario. Per quanto riguarda un punto di vista organizzativo, potrebbe permettere di avere un accrescimento dell'informativa aziendale stessa a tutti i livelli, non solo il contabile, ma anche da un punto di vista amministrativo. Si potrebbe avere anche maggiormente facilità ad avere le informazioni e ritarare le prospettive strategiche aziendali anche in un'ottica di una programmazione pluriennale. O ancora, da un punto di vista organizzativo, il responsabilizzare il dipendente con determinate deleghe o determinate mansioni potrebbe anche avere una, diciamo, un miglioramento nel rapporto col lavoro, cioè gratificarlo e quindi lavorare anche meglio da un punto di vista aziendale. E ovviamente se tutti vengono a conoscenza delle informazioni aziendali, si riesce a instaurare una cultura aziendalistica volta alla tutela dell'azienda come bene collettivo e non solo dell'imprenditore che ne ottiene i benefici primari. Mentre da un punto di vista amministrativo si può avere la pianificazione e la documentazione possono permettere di non avere più improvvisazioni nella gestione, ma pianificazione e programmazione, cioè essere coscienti di quello che si va a fare negli anni successivi. E non vediamo cosa succede, che sono sostanzialmente quello che succede nelle piccole realtà qua al sud. Programmazione ne abbiamo pochissima. E ovviamente diversificando e valorizzando le funzioni amministrative si potrebbe avere anche la possibilità di responsabilizzare e non limitare la funzione amministrativa alla sola gestione, ma permettergli anche di vedere a 360 gradi tutte le funzioni aziendali e coordinarle tra loro. Ovviamente la produzione documentale che si può avere con l'implementazione degli assetti permette una migliore gestione e comunicazione tra tutti gli organi sociali presenti. Quindi questo qua, diciamo che potrebbe avere principalmente vantaggi nelle piccole imprese per crescere, nelle grandi per avere una pianificazione migliore nel tempo. Grazie, grazie mille. Giorgio, invece vorrei chiederti come ci si potrebbe comportare di fronte a una casistica particolare, perché abbiamo visto nella tua relazione cosa succede nei casi di sostituzione dell'organo di controllo. Nella tua ultima slide ci dicevi cosa fare nel caso in cui l'organo amministrativo non proceda alla sostituzione, perché giustamente, come facevi rilevare, non possiamo rimanere vincolati a vita a questo incarico, a questa società, perché l'amministratore non si attiva, e quindi ci ha illustrato la possibilità di ricorrere al 2409. Potrebbe essere il caso però che in un collegio sindacale composto quindi da 3 o 5 membri, che gli altri membri, quindi magari altri 2 membri o gli altri 4, non siano concordi con la nostra scelta di attivare il 2409. E quindi quali sono gli strumenti di reazione a quel punto per il collegio sindacale? Certo, è una fattispecie che può capitare, no? Siccome anche i principi di comportamento ci dicono che la decisione è collegiale, quindi dovrebbe essere assunta da intero collegio, ovviamente ci possiamo trovare in una situazione di stallo. Io credo che in quel caso
il rimedio che può attuare il sindaco è quello di individualmente proporre ricorso al tribunale per il 2409. In quel caso comunque il tribunale dovrà esprimersi. Noi abbiamo adempiuto a un nostro dovere, che è quello dell'attivazione del procedimento presso il tribunale. Un indomani, poi vedremo che cosa deciderà il tribunale, potrebbe ammettere o non ammettere il 2409, ma comunque noi il nostro l'abbiamo fatto. Io credo che comunque un tribunale, poi una volta che riceva, diciamo, questa denuncia, nella quale viene circostanziato il caso in cui l'assemblea non riesce o non vuole scientemente o non riesce a sostituire l'organo di controllo, beh, questo è un caso in cui il tribunale potrebbe conferire l'incarico all'amministratore giudiziario anche esclusivamente per nominare assemblea e sostituire i sindaci, o in estrema ratio, visto che non è possibile un funzionamento dell'assemblea dei soci che non riesce a deliberare, siccome l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea è una delle cause di scioglimento della società, disporre lo scioglimento della società. Ma io credo che sia comunque un'attivazione che sia obbligatoria, direi, nel caso del sindaco che si trova in una situazione del genere, altrimenti come fa a dimostrare che si è attivato? Io la vedo come un'unica soluzione, capisco che è una soluzione forte, però in certi casi è l'unica che è attuabile, perché la deliberazione, se collegialmente non può essere presa, io a quel punto agisco individualmente. Certo, beh sì, non rimangono molte altre strade in effetti di fronte a noi. Dario, invece con te vorrei fare un'ultima valutazione. Parlavamo nel tuo intervento, hai parlato del ruolo dell'organo di controllo adesso all'interno del codice della crisi. Il titolo di questo webinar è Le sfide dell'organo di controllo. Il 16 a Bologna andremo a vedere quali sono gli scenari futuri della professione legata ai controlli, quindi non soltanto per il sindaco, ma anche per il sindaco. E quindi ti chiedo, come vedi l'evoluzione della professione, come vedi l'evoluzione del ruolo dell'organo di controllo in quello che sono tutte queste sfide che ci troviamo oggi ad incontrare? Beh, grazie Michela, certamente a Bologna saremo presenti perché ci sarà molto da parlare. Come evolverà la professione anche con riferimento a questa specializzazione? Perché di fatto la normativa, il ruolo sempre, ripeto, anche proattivo da parte dell'organo di controllo, ci richiede una determinata preparazione. Occorrono profonde competenze e conoscenze professionali per svolgere oggi l'attività di sindaco. Vedremo come già anche la circolare Assonime del resto del novembre, la circolare 27 del novembre 2022, che di fatto ha tracciato già una prima linea. È vero che sono obblighi che sono in capo agli amministratori, quello di dotarsi di adeguati assetti, l'abbiamo detto prima, ma chi aiuta l'amministratore? Chi aiuta l'imprenditore, se non il commercialista, quindi il consulente? Ecco che già come consulenti veniamo chiamati in questa fase, come sindaci verremo chiamati a valutare l'adeguatezza di questi assetti, e quindi certamente sarà un ruolo sempre più importante, sempre più propositivo, anche lo scambio di quelle che sono le informazioni con l'organo amministrativo sarà sempre un ruolo che sarà sempre più centrale rispetto alla nostra attività. Abbiamo visto come evolverà anche rispetto a quelli che sono gli obblighi di segnalazione. 2403, il dovere di vigilanza lo sappiamo, questo 25 octies che ancora una volta impone le segnalazioni. Qualche mese fa si parlava, come anticipavi già tu, di una volontà di voler stoppare un alert da parte dei sindaci. Beh, probabilmente va allora trovato il giusto contrappeso. Siamo ritornati nel importante, perché se è vero che l'attività di sindaco deve essere un'attività che si deve fare in un certo modo, è anche vero che dall'altra non possono essere accettati dei compensi che non sono parametrizzati, che non sono commisurati. Spesso, appunto, quella formazione che abbiamo talvolta viene mortificata e da compensi inadeguati e da azioni su presunte contestazioni di responsabilità oggettive. E allora tutta questa preparazione, oggi abbiamo impiegato queste bellissime 3 ore di formazione, ma devono essere anche lo specchio di quello che dobbiamo chiedere per questo tipo di attività. Io mi piace sempre dire sempre che è la competenza che vince sulla concorrenza, quindi solo se saremo in grado di far valere il nostro ruolo, che effettivamente è un ruolo di sostegno e di supporto, certamente possiamo continuare ad aprirci a tutte le sfide della professione. Certamente questa è
una sfida importante e certamente non possiamo farci trovare impreparati, ma continuare quel percorso di attività, di formazione anche nel contesto aziendale, anche in un contesto sociale. È vero, si parlava tanto di riaffermare il valore sociale del commercialista ed è proprio quello. Lo facciamo come consulenti, lo facciamo anche come sindaci, perché certamente è un ruolo che può essere di supporto non solo all'economia territoriale, ma a un intero sistema. Io credo che a questo tuo ultimo intervento non si possa più aggiungere niente, perché hai sintetizzato veramente bene quella che è il pensiero comune, quello che è la nostra visione. Ne abbiamo parlato insieme più volte anche con gli altri e quindi davvero non mi sento di aggiungere nient'altro se non ricordare appunto ai colleghi l'appuntamento del forum di Bologna, quindi il 16 dicembre si andrà a discutere, a parlare di quelli che sono i nuovi scenari nella professione dei controlli, quindi organo di controllo 231 e revisione legale dei conti. Si andrà a parlare, come ha detto adesso Dario, giustamente, di questo difficile, sottilissimo binomio e di grande dicotomia con cui adesso operiamo, cioè da una parte le responsabilità sempre più ampie a fronte di compensi non adeguati, spesso non adeguati, e soprattutto anche di responsabilità ampie non solo dal punto di vista societario, quindi insomma giuridico, ma anche proprio economico, perché in questo momento non c'è, nonostante sia stata richiesta da più parti, una norma che va a individuare un tetto alla responsabilità, magari sul multiplo dei compensi, come avviene nel nord Europa, piuttosto che in altre variabili, quantomeno avviare una discussione su questo. Quindi il tema è preservare sicuramente quelle che sono le specifiche competenze dell'organo di controllo. Abbiamo detto, avete visto in queste quasi 3 ore di formazione oggi, che sono attività veramente specifiche che non possono essere sostituite dal mero controllo contabile. È vero che la norma ad oggi dice che le due attività di controllo possono essere alternative per quanto riguarda l'SRL, ma si tratta di competenze completamente diverse. Come si diceva alle elementari, mele con pere, ma forse addirittura qua mele bulloni, cioè proprio non stiamo neanche parlando della stessa cosa. Ecco, e quindi innanzitutto io ringrazio i miei colleghi per le splendide relazioni che hanno presentato. Ci saranno a disposizione le slide, così potrete rileggere gli interventi che sono stati portati in questa giornata. Ringrazio nuovamente l'Unione Nazionale Giovani Autori Commercialisti Esperti Contabili per averci permesso di approfondire in questi anni e anche in questa giornata questo tema. Ringrazio anche la Fondazione Centro Studi dell'Unione Nazionale Giovani Autori Commercialisti Esperti Contabili, perché insieme all'Unione ci fornisce appunto un sostegno, un supporto costante in questa attività di formazione. Quindi ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia in questa giornata e per chi ci sarà l'appuntamento al Forum di Bologna. Grazie a tutti e buona serata.